Bentornati con MMA Talks Podcast, Alessandro, Gianluca e Giovanni, salve a tutti. Allora, questa volta, siccome non abbiamo avuto nessun evento nel weekend, non ci sono stati sconvolgimenti particolari, abbiamo deciso di ritagliarci una puntata un po' diversa dalle solite e la dedicheremo tutta al nostro ospite speciale, che è una ospite, non un ospite. Quindi, senza indugiare troppo, passiamo subito a presentare. Abbiamo il piacere di avere con noi Nicole De Segni. Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori di MMA Talks. È un piacere essere qua con voi dal New Mexico e sentire qualche voce italiana. Piacere più che altro è nostro. Era da un po' che ci stavamo lavorando, quindi finalmente ci siamo arrivati. Ascolta, io per iniziare direi, visto che magari chi non ti conosce bene o ha iniziato a conoscerti adesso, ci racconti un po' il tuo percorso, perché diciamo che vieni da un mondo che non è abbastanza lontano da quello dell'MMA, no? Io ho cominciato a fare la modella nel 2007, avevo 18 anni, ho iniziato a fare la modella tatuata perché mi piacevano i tatuaggi e perché avevo trovato questo sito Suicide Girls dove c'erano un sacco di ragazze colorate. Quindi niente, inizio a fare la modella e lavoravo in giro per studi di tatuaggi. In questi studi di tatuaggi, in uno di questi studi ho conosciuto Riccardo Carfagna e Riccardo aveva appena aperto una palestra, Lung Moon, e mi ha detto: guarda, c'ho questa palestra dove c'è una ragazza che fa grappling, se vuoi provare questo sport, insomma se vuoi iniziare a fare un po' di sport, ti invito volentieri, insomma vieni a fare una prova, vedi come ti trovi. E ho cominciato col grappling lì a Lung Moon, seguita da Riccardo, e mi sono trovata molto bene, ho cominciato le prime garette di grappling e niente, volevo esplorare un po' questo mondo. Scusami, avevi fatto altre esperienze sportive prima? No, mai fatto sport in vita mia, ho fatto nuoto da piccola, ma ogni volta mi segnavo in palestra e poi smettevo di andarci un mese dopo. Sempre stata una pigrona, super amante del cibo e della bella vita, proprio anti-sport. E bevevo, insomma, uscivo tutte le sere. E niente, comincio ad andare in palestra e mi rendo conto e mi divertiva un sacco questa cosa. Quindi ho smesso di uscire, ho smesso di bere, ho smesso di mangiare, ma ho iniziato a mangiare sano, andare a letto presto la sera, così ho iniziato a gareggiare. Sono passata poi al combat grappling, che è una cosa simile all'MMA, e mi sono resa conto che inserire colpi nel grappling non era poi un grande problema, anzi mi piaceva, la parte ground and pound è tuttora la parte che mi piace di più ed è stata la parte di cui mi sono innamorata all'inizio, quindi ho chiesto se potevo cominciare ad allenarmi anche di MMA con i colpi e loro mi dicevano: ma le ragazze combatto, mamma, vediamo, insomma vediamo come va. E questo in che anno? Niente, questo che era 2013 mi pare. 2013, una cosa abbastanza fresca. E nel 2014 c'è stata la prima edizione dei mondiali IMMAF, sì. Quindi ho detto: sentite, c'è questa bella opportunità, se mi permettete di allenarmi io vorrei provare. Quindi mi è capitato di fare le selezioni IMMAF, perché c'era solo un posto in nazionale a 60 kg, a bantamweight, quindi mi sono trovata a Pordenone a fare le selezioni contro Lucrezia Ria. Il mio primo match in gabbia è stato un match da 2 round da 5 minuti, durissimo, in cui mi sono rotta l'ulna al primo minuto del primo round, chiusa in un armbar pazzesco di Lucrezia Ria, e io ho finito questo match col braccio rotto. Split decision opinabilissima, il video è ancora disponibile, quindi ai posteri l'ardua sentenza. Comunque abbiamo fatto una battaglia pazzesca, per cui la nazionale ha deciso di mettere a disposizione 2 posti, uno a 57 e uno a 61, così sia io che Lucrezia siamo andate a Las Vegas. A Las Vegas io mi sono trovata contro Amanda Ribas, attuale 5-1 fighter dell'ATT in odore di UFC. Lei uno addirittura, ho controllato. Lei già combatteva da pro, cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu, pluricampionessa mondiale, cintura nera di judo col padre che la faceva tirare di judo da quando aveva 6 mesi. Qualche match di pugilato da professionista e qualche match di MMA da professionista. Arrivo, tiro il mio double leg e sono stata frullata proprio come un fazzoletto. Riesco a resistere, sono l'unico, uno dei pochi match che lei ha finito ai punti. Adesso ha finito tutti i match per KO submission. Quindi cerco di resistere a questa scuriata della Ribas per 3 round. E col fatto che eravamo 3 nel girone ho preso un bronzo, che per me è stata una grande sconfitta, pure sono tornata a casa con una medaglia, è stata insomma una medaglia un po'
un po' sofferta, ecco, non proprio una grande conquista. Quindi questa cosa mi ha motivato tantissimo, ho detto io voglio quell'oro, io devo fare di tutto per avere quell'oro. Quindi diciamo da luglio 2014 a luglio 2015 io mi sono chiusa in palestra, non ho fatto altro, sono stata ossessionata dall'idea di vincere quel mondiale, anche se è un mondiale da dilettanti, e mi sono allenata tutti i giorni con quel pensiero, 2 volte al giorno, 3 volte al giorno, e la mia vita là è cambiata. Là mi sono resa conto che ero pronta a sacrificare tutto, amicizie, relazioni, serate, pure smettere di fare le foto, perché tante volte ho dovuto cancellare degli shooting perché avevo gli occhi neri, lividi addosso e cose così. E quindi niente, sono tornata a Las Vegas nel 2015, nel frattempo presi una squalifica per doping, per THC ad una Coppa Italia Figma di combat grappling, quindi mi squalificarono per uno sport mentre combattevo di un'altra disciplina, cioè per combat grappling mi squalificarono per MMA. Quindi 6 mesi di squalifica per cannabis, praticamente. Una cosa al limite del ridicolo. Fatto sta che mi scade questa squalifica, il giorno dopo io ho fatto 2 match. Uno il venerdì e uno il sabato, in cui mi sono ripresa il mio posto in nazionale. E sono partita da titolare per la nazionale a luglio 2015. Ho vinto i mondiali IMAF. Sogno che si avvera, il manager che aveva notato Alessio Di Chirico l'anno prima mi contatta e mi mette sotto contratto, quindi la Raw Sports mi mette sotto contratto subito dopo la vittoria del mondiale IMAF e arriva l'offerta delle FC Sudafrica, e così è cominciata la mia carriera da professionista. A ottobre 2015 ho debuttato da professionista alle FC in Sudafrica contro Danella Eliasov, ho vinto per decisione unanime dopo 3 round durissimi, è stato un incontro molto divertente, e con Danella è nata una bella amicizia, insomma, lei è stata al mio angolo il match dopo che ho fatto in Sudafrica, che ho perso ai punti, e adesso è un anno che non entro in gabbia, e il bruciore di quella sconfitta mi ha accecato per tanto tempo, e quello è stato uno sprint in più per voler ricominciare, per voler fare di più, e adesso dopo quasi un anno che non entro in gabbia ho una fame di vittoria, ho un desiderio di vincere che mi si porta via, quindi non vedo l'ora di combattere, e sono insomma in attesa di poter annunciare grandi notizie, perché ci sono tante cose all'orizzonte. Hai seguito anche tu un po' la strada di Alessio Di Chirico, nel senso che anche lui qualche mese prima di te ha deciso di cambiare, separandosi appunto da Ung Moon e andando, nel suo caso temporaneamente, negli Stati Uniti con ATT. Tu invece hai scelto, punto di domanda, non lo so, questo te lo chiedo, cioè Jackson Wink, hai voluto tu Jackson Wink, sei andata lì o ci sono dei motivi particolari, avevi qualche conoscenza? Allora, Alessio è sempre stato il mio punto di riferimento, la mia ispirazione, è sempre stato quello con cui sentivo più competizione in palestra, anche se era un uomo di un altro peso, però Alessio era il mio obiettivo, tutto quello che faceva Alessio volevo fare anch'io. Quando Alessio ha vinto il mondiale ho detto voglio vincere anch'io il mondiale, perché la competizione io la sento col più forte del branco, non col più debole, quindi Alessio era il maschio alfa, io volevo essere il maschio alfa anch'io. Quindi da piccoli battibecchi in palestra, grosse discussioni tra me e Alessio, c'è sempre stata, cioè almeno da parte mia, grossa competizione, e questa competizione mi ha fatto crescere tantissimo. Quindi quando ho visto che Alessio andava all'estero mi sono fatta delle domande, io ero sicura che sarei rimasta lì per sempre, anche se la situazione stava cambiando e c'erano delle cose che non mi facevano più sentire al sicuro, non mi facevano più sentire seguita, non mi facevano più sentire fiducia nei confronti dell'allenatore. E questa cosa a me mi ha uccisa, perché insomma pensavo che la mia vita sarebbe stata lì. Vedo che Alessio va all'ATT e mi inizio a porre qualche domanda. Chiedo se potevo andare a fare un camp all'estero e mi viene risposto dall'head coach dell'Ung Moon: o dentro o fuori. Chi si va a allenare fuori non è più il benvenuto. Poi questa cosa viene ritrattata, no, ma noi mandiamo tutti fuori, ma è inutile che vai, ma insomma non sei a livello, ti sei infortunata, quindi è meglio che recuperi, aspetta. Tutte cose che a me non piacevano, io gli ho iniziato a dire guarda Roma mi sta stretta, non mi trovo più bene
con te non mi trovo più bene qui in palestra, cioè con i compagni è sempre andato tutto a posto, però il rapporto con l'allenatore si è andato a deteriorare mese dopo mese. Dalla mia vittoria alla mia sconfitta il rapporto è crollato, dopo la mia sconfitta il rapporto si è dilaniato con il mio allenatore e con la mia compagna d'allenamento. E niente, per me non era più possibile allenarmi avendo dei, insomma, un allenamento di qualità, quindi ho iniziato a guardarmi intorno, erano anni che guardavo la pagina della Jason Wink e mi dava una sensazione positiva, non lo so, mi trasmetteva serenità a questo posto. Quindi quando la scelta è stata ATT o il mio manager mi ha proposto Montreal nella palestra di Saint-Pierre, col Brasile, insomma, io dentro di me c'avevo questo desiderio di andare alla Jackson. Quindi niente, la Jackson è sempre stato un mio sogno. In più li seguivo su tutti i social, vedevo che sono un gruppo enorme di ragazzi. Qua adesso siamo 8 ragazze, tutte della mia età e del mio peso. Quindi, insomma, sono arrivata qui, mi porta che la sensazione che avevo era giusta. Questo posto è meraviglioso, i coach insistono tantissimo sul concetto di sostegno all'altro, attento a non infortunare i compagni perché ti servono per allenarti, attento che un compagno se beve non torni a casa guidando, ma che chiami un compagno di... E questa è per me è stata la chiave fondamentale che mi ha convinto a rimanere. Questo è uno sport individuale in cui in realtà il gruppo è fondamentale. Se non hai un buon team, se non hai buoni rapporti all'interno del team e fiducia estrema nell'allenatore, è possibile progredire, insomma. E qui il livello è abbastanza alto da potermi permettere di preparare degli incontri a cui combatto. Mi sono trovata catapultata a combattere a un livello più alto di quello che potevo permettermi all'epoca, lo ammetto, e quindi ho avuto bisogno di, insomma, alzare l'asticella e mi sono resa conto che a Roma non sarei stata in grado di preparare gli incontri bene, come in un posto dove ho 8 sparring partner che sono Invicta, UFC o ONE FC, TAF, insomma. Per te, Nicola, è stato molto importante elevare il livello degli sparring partner. Sì, è stato fondamentale perché comunque secondo me è fondamentale allenarsi con delle donne, perché gli uomini, per quanto bravi possano essere, o non fanno al 100% o comunque se fanno al 100% non è una cosa realistica rispetto a come poi ti trovi a combattere contro una donna. Le donne, mi sono resa conto che hanno un diverso stile di combattimento proprio in generale, tendono a battere di più da legate piuttosto che sparare un double leg da 200 all'ora dalla distanza, insomma ci sono parecchie differenze nel combattere e nell'allenarsi con donne piuttosto che con uomini, quindi io all'inizio quando sono andata via da Long Moon ho cercato di trovarmi sparring partner di varie discipline. Ne sono stata aiutata da Irene Iorio delle Fiamme Rosse per la lotta libera, da Serena Gabrielli per il Brazilian Jiu Jitsu. Serena è stata fondamentale per me, mi ha aiutato moltissimo a migliorare il mio grappling, sono una cintura nera fortissima del mio peso in Italia, è stata la persona, insomma, più forte con cui mi sono riuscita ad allenare, e Maria, un'altra ragazza, una pugilessa molto forte che mi ha aiutato anche lei di striking nel periodo in cui ero a Roma. Ma un allenamento così frammentato secondo me non ti permette di preparare un match, cioè magari per un camp può andare bene per qualche giorno, ma per allenarsi tutti i giorni c'è bisogno di un allenatore e di una palestra e di fighter che abbiano un background di MMA. Per quello, secondo me, brava. È una cosa che sento dire a molti atleti. Il wrestling viene adattato alle MMA, la box è adattata alle MMA, qui c'è molta attenzione a fare differenza tra il wrestling da high school, il wrestling delle scuole da cui provengono tantissimi ragazzi di qua, e il wrestling delle MMA. Correggono tanto queste cose, correggono il pugile puro, correggono il kickboxer, correggono il grappler, adattano i nostri stili, il nostro modo di combattere alle MMA, quindi puliscono, fanno un lavoro di levigatura, ci levano dei preconcetti, delle strutture che ci abbiamo impostate da chi, soprattutto per chi proviene da altre discipline, per adattarle alle MMA senza forzare il fighter a diventare, insomma, una macchietta dell'allenatore o plasmarlo secondo certe caratteristiche. Prendono le tue caratteristiche, le limano, le aggiustano, puliscono e ti rendono semplicemente più efficace. Sì, secondo me questa è una cosa che abbiamo sentito da altri atleti di alto livello. Cioè, nel senso, un conto è allenarsi nel jiu-jitsu, un conto è allenarsi nel wrestling e poi doverlo
in seguito adattare all'MMA. Un conto è allenarsi in una determinata specifica sfera del combattimento che è già adattata all'MMA, cioè quindi con i colpi, no, perché anche nel jiu-jitsu magari ti adagi su delle zone, diciamo, di comfort che poi a livello di MMA non sono, perché ci sono i colpi, cioè secondo me allora, è centrale. Una cosa che il mio attuale allenatore Lorenzo Borgomeo ha insistito parecchio è sulla differenza di ritmo del jiu-jitsu col kimono e del grappling invece dell'MMA con i colpi. La lentezza, la riflessività del jiu-jitsu col kimono aiuta molto quando uno si deve impostare, ma una volta che uno ha una buona impostazione di jiu-jitsu c'è bisogno di lavorare con un grappling specifico per le MMA, con i colpi, con i setup dei colpi, perché alcuni fighter provengono ancora dalla vecchia scuola divisa in compartimenti stagni, per cui ognuno ha le sue strutture, chi di pugilato, chi di wrestling, chi di grappling, separate e poco legate, mentre la nuova scuola, i nuovi fighter, quelli che vengono proprio dalle MMA, si vede che sono abituati ad utilizzare queste discipline modificate apposta per lo scopo finale del combattimento. Cioè, le MMA erano un regolamento, era semplicemente ognuno porta il suo stile e si vede chi vince. Adesso si le MMA sono codificate come un vero e proprio sport, ci sono delle cose che sono specifiche delle MMA e solo delle MMA, che magari in altre discipline non funzionerebbero. Delle posizioni di stallo che nel jiu-jitsu verrebbero penalizzate, invece nelle MMA sono comode. Cioè puoi stallare una mezza guardia e lavorare e colpire da una mezza guardia, mentre invece nel jiu-jitsu se rimani in mezza guardia non ti danno magari i punti del passaggio o altre cose. Sì, sembrerà banale, ma anche già la guardia nella base dello stand-up è completamente differente, esatto, più abbassata. Esatto. Ma pure il piede frontale, cioè se lo metti un po' più inclinato verso l'interno da pugile, per esempio qui ci sono molti karatechi, molti kickboxer, quindi io ho un'impostazione di striking un po' più da pugile e meno da kickboxer, e mi hanno gambizzata la prima settimana. sì, infatti parla proprio di questo, che il leg kick è difficile da... Ho dovuto resettare, cioè il mio piede adesso punta avanti, perché se prendo un calcio almeno non mi spacco più il ginocchio, ecco. Non lo prendi. Quindi sulla coscia, lo blocchi. Interessantissimo questo aspetto, ed è anche un problema, diciamo, di molti che si allenano in Italia. E non era il tuo caso, perché comunque Lungmun ci si allena in MMA, però molti sono costretti, diciamo, ad affidarsi a differenti palestre, ognuna con il suo specifico stile, e dopo risulta anche un po' un problema adattarle. Quindi effettivamente secondo me è un argomento veramente molto interessante. Certo. Io avendo cominciato ed essendo rimasta sempre a Lungmun, questa cosa l'ho sofferta poco, perché lì anche si lavorava molto sul lavoro specifico per le MMA. Mi sono resa conto della grossa differenza quando, uscita da Lungmun, mi sono trovata, diciamo, a girare per palestre e dover adattare il wrestling di una scuola di lotta libera e il jiu-jitsu con il kimono al lavoro che dovevo fare io. E non avendo grande numero di sparring partner in Italia, non avevo neanche modo di provare le cose che stavo imparando erano effettivamente efficaci per le MMA. E quindi ho detto che o partivo o avrei smesso di combattere. E siccome non ho nessuna intenzione di smettere di combattere, ho deciso che dovevo provare questa esperienza. Sono venuta qua un mese e mi sono resa conto che effettivamente era come pensavo, e confrontandomi con il mio allenatore Lorenzo Borgomeo abbiamo capito che insomma era la cosa più giusta per me, perché per esempio Carlo Pederzoli lascia Lungmun, si trova altri sparring partner di ragazzi del suo peso, ne ha tantissimi, e sono tutti disposti ad aiutarlo e ha molte persone con cui allenarsi e prepararsi anche di MMA, sia delle discipline specifiche che di MMA, quindi ha la possibilità di allenarsi in Italia, seguito da Lorenzo, con delle direttive specifiche che gli permettono di fare i campi in Italia. Io non avevo tante ragazze, e adesso mi sono sentita con Mara Borella, insomma, che anche lei adesso sta andando in America, e ci eravamo messe d'accordo per allenarci insieme pochi giorni prima che io partissi, poi sono partita e non si è più fatto nulla, però insomma ci eravamo sentite pronte tutte e due a prendere il treno per poterci allenare l'una con l'altra, proprio per la carenza di ragazze in Italia di MMA specifiche, formate per le MMA. Poi diventa anche un problema a livello logistico, ogni volta spostarsi, perdere del tempo, cioè... No, vabbè, quello è stato tremendo, se io giravo col motorino, uscivo da casa alle 9 di mattina, iniziavo a girare per palestra, tornavo a casa alle 11, 3 docce al giorno, capelli bagnati, cose così, prendi freddo, poi sei stressato, sei affaticato, capelli bagnati, prendi una ventata, un febbrone, non ti puoi più allenare, e lì è una cosa che uno deve stare super attento, perché noi siamo sempre in sovrallenamento,
Purtroppo non è uno sport che ti permette dei giorni di riposo e tutto quanto. Se uno vuole fare il fighter al 100%, ti devi allenare tutti i giorni più volte al giorno. Ovviamente dormire in palestra, farti la doccia in palestra, scendere le scale, stare in palestra, salire su e stare a letto è un bel cambiamento, è molto d'aiuto, mi permette di riposarmi di più, di stressarmi di meno e ovviamente recuperando meglio poi l'allenamento è sempre migliore. Oltretutto qui abbiamo delle strutture incredibili, da una sciocchezza, la vasca del ghiaccio a una cosa importantissima come una stanza di recupero fisioterapico dove abbiamo 5 terapeuti che ci seguono gratuitamente ogni giorno dandoci degli esercizi e degli specialisti che ci seguono in sessioni private se uno ha un infortunio, una cosa specifica su cui lavorare. Ma tutte le mattine noi abbiamo la possibilità di andare in una stanza di fisioterapia con degli esperti in materia che ci danno degli esercizi da fare per riscaldarci, per sciogliere quella parte un po' più legata, per risolvere quel problema di mobilità che abbiamo o per migliorare qualche caratteristica che ci serve per adattarla al camp. Magari abbiamo bisogno di un po' più di flessibilità perché lavoriamo per un avversario che è molto mobile nel jiu-jitsu, quindi ti aiutano gli esercizi per sciogliere le anche, per sciogliere le ginocchia, insomma sono veramente eccellenti. Qui c'è un'equipe diciamo di persone, è un posto che si chiama Elite OSM, che è dentro la palestra, al piano di sopra, al piano dei dormitori. C'è un'equipe di fisioterapisti che segue i fighter e altre persone vengono da fuori come dei giocatori di football dell'NFL o dei giocatori di basket, insomma sempre atleti di livello e persone che si allenano tutti i giorni, insomma di tutte le età, ma con una particolare attenzione ai fighter della Jackson. A me devo dire mi hanno riservato un trattamento di favore perché quando ho avuto bisogno del fisioterapista mi ha offerto delle sessioni gratuite in cambio di shout out su Instagram. Quindi il mio essermi mossa bene sui social media mi è tornato utile qui perché facendogli pubblicità loro mi offrivano qualcosa in cambio. Quindi ho avuto la possibilità di essere trattata gratuitamente per un mese perché avevo lavorato bene insomma sui miei social media. Qui sono molto attenti a questo, sanno quanto è importante, sanno quanto l'UFC tiene d'occhio follower, social e tutto quanto, quindi... Ascolta, sì, un dato curioso in America a livello di comunicazione si lavora tantissimo, cosa che qui in Italia ad esempio è fantascienza praticamente. Ma qui è una follia, nel senso io mi ricordo a Las Vegas una mia collega di Suicide Girls che riusciva ad ottenere camere d'albergo gratuite, cene al ristorante, servizi gratuiti in un sacco di posti, soltanto mostrando il telefono e facendo vedere che aveva 100.000 follower, prometteva un tag sulla sua pagina, cioè faceva una foto nel posto, taggava il posto e questi gli davano la camera d'hotel gratis, cena c'è offerta. Fantastico. Io dicevo, ma guarda te sta scrittura, che cosa maleducata. Io ero una comunicatrice, capivo. Dicevo, ma mi sembra una cosa terribile. Mi dice, cioè, quelli erano contenti, grazie, cioè, ma... No, la grande, lì è un certo dare ricevere, no? Mentre qui è considerata, vabbè, una roba così. Qua è considerata tipo una marchetta, se uno pubblicizza qualcosa sui suoi profili. Rispetto di Chirico, che invece so che ha avuto un po' di difficoltà all'ambientarsi alla... Ce l'ha detto, sì, ce l'ho detto. Guarda, noi siamo due persone completamente diverse. Tanti contrasti che abbiamo avuto io e Alessio sono dovuti proprio a questo. Alessio è un fighter tutto o niente, lui concentrato sull'allenamento, se qualcuno fa qualcosa fuori dall'allenamento è distrazione, è debolezza, è sbagliato. Ma adesso sta cambiando, sta capendo anche lui che insomma si può essere un po' più morbidi, un po' più elastici, mentre io ho imparato da lui perché prima ero molto distratta, ero molto attenta soltanto al contorno. A Las Vegas il primo anno ho imparato questa lezione, ero distratta dalle luci, avevo fatto amicizia con l'avversaria, mi ci facevo le foto insieme, andavo a passeggiare, andavo la sera a vedere le cose, poi per conto. L'anno dopo sono stata chiusa in albergo tutto il tempo, concentrata, facendo drill, immaginando il momento dell'incontro, infatti ho vinto. Quindi ci vuole una mediazione tra le varie cose. E mi rendo conto qui, per esempio, Michelle Waterson, Karate Otis all'UFC, e lei quando sta nel mese del camp, cioè lei ogni tanto deve lasciare la palestra per andare a fare delle interviste, e tipo 3-4 giorni non si può allenare perché deve stare appresso a
alle, insomma, sì, i media. I media sono d'obbligo, quindi certo. Uno deve anche essere in grado di avere di poter fare dei compromessi tra i media e lo sport. E Alessio deve imparare a concedersi un po' di più ai media, io devo imparare a concedermi un po' di meno ai media, però sono cose che vanno bilanciate. La visibilità aiuta pure a ottenere buoni contratti, è utile anche quello. Tu hai fatto un mese da Jackson Wink, sei tornata in Italia, giusto? E poi adesso sì. Sei ritornata da Jackson Wink. Sì. È una situazione definitiva questa adesso? Lo diventerà? Allora, io ero venuta, visto e considerato che Alessio è andato all'ATT e poi è tornato un po' scombussolato, io ero terrorizzata all'idea di andare in un posto nuovo e buttarmici al 100%. Quindi ho detto, visto che non ho match in programma, vado a vedere come va. Vado un mese a vedere se mi piace come posto, vado a vedere se mi riesco ad ambientare, se non mi piace, se mi trovo male, torno a Roma e trovo un'altra soluzione. O a Roma un altro posto. Sono venuta qua e mi sono trovata molto bene. Sono tornata in Italia perché dovevo lavorare, dovevo filmare una puntata dell'Ispettore Goliardo, esperienza divertentissima in cui facevo il cane da combattimento. e niente, ho lavorato e ho deciso di tornare qui. Ho avuto un incontro che spero tra pochi giorni di poter annunciare, per ora abbiamo accettato solo verbalmente con Brave FC in India. E spero di poter annunciare un match che sarà a breve. E l'EFC in Sudafrica mi ha concesso la possibilità di combattere in un altro circuito, a patto che a giugno avrei combattuto da loro. Quindi ho già due match in programma, spero mi confermino al più presto. E quindi con l'idea di avere due match ho detto, sai che ti dico, è la palestra perfetta per fare camp, per la quantità di sparring partner e la varietà. Quindi sono tornata qui proprio per fare il mio camp, e l'idea è di venire qui a fare tutti i camp, di combattere il più spesso possibile, quindi spero di passare qua quanto più tempo possibile. Spero anche, quando sarò fuori camp, venire qui e migliorare, perché comunque il mese che sono stata qui ho imparato moltissimo. Sono cambiata come fighter, io prima non calciavo per niente, adesso sto imparando a utilizzare parecchio setup con i calci. E nulla, quindi è un posto dove io mi sento di poter crescere come atleta. Io non mi sento arrivata, non mi sento formata, sento di avere moltissime carenze, quindi ho tante cose su cui voglio lavorare e su cui penso che posso lavorare bene. Quindi ho tutte le intenzioni di passare qui quanto più tempo possibile. Ovviamente ci tengo a tornare in Italia. In Italia c'è il mio allenatore, c'è i miei vecchi compagni con i quali sono rimasta in ottimi rapporti. Alessio ha intenzione di tornare in Italia. Carlo Pederzoli si continua ad allenare in Italia. Lorenzo Borgomeo ci segue in Italia, quindi lavoriamo tutti insieme. Perché grazie al cielo il team è fatto da persone e non è un nome, quindi anche Riccardo Carfagna ci è molto vicino, ci è rimasto accanto, ci aiuta, ci dà consigli, ed è stata la persona che ho sentito più spesso nel mese in cui sono venuta qui alla Jackson. E devo dire che la presenza di Riccardo mi ha fatto la costanza nel modo che ho avuto Riccardo di starmi vicino, mi ha fatto sentire a casa anche se ero lontanissima. E il fatto di avere un mio vecchio allenatore che mi conosce da sempre, che mi dava dei consigli, che si guardava, insomma, i video, sia lui che Lorenzo Borgomeo si guardavano i video, mi davano consigli, mi facevano sentire al sicuro anche se ero lontana, mi facevano sentire a casa. Quindi il fatto di essere seguita, di essere ancora vicino ai miei amici è stato importantissimo. Quindi quando torno in Italia ho delle persone che mi seguono, ho delle persone con cui allenarmi, e sono immensamente grata per aver mantenuto, insomma, il team, fuori dal team. Certo. Bene. Hai già risposto ad alcune delle domande che ci hanno fatto gli amici sulla pagina. Io, se vogliamo, passerei alle altre. Abbiamo Fabrizio Barbera, che è rimasto un po' sorpreso e appunto voleva sapere se è diventata la tua palestra fissa Jackson Wink, ma direi che a questo hai già in parte. Allora, c'è una notizia importante, cioè per me è stato molto importante. Ieri è successa una cosa particolare, stavo facendo sparring con Michelle Waterson, che sta preparando il suo match contro Rose Namajunas all'UFC di aprile, e finisco lo sparring e Coach Wink mi fa i complimenti per come mi sono mossa, mi dice ne vedremo delle belle, insomma, da te, ci aspettiamo grandi cose, mi piace come ti muovi, sei molto aggressiva, brava. Coach Wink fa un commento sul mio sparring, sono rimasta così a bocca aperta. A un certo punto lo vedo che insieme al manager della palestra e al
Joy Villa Senior, che è il coach al quale mi sono affidata per le lezioni private e insomma per vari consigli, e mi sta seguendo benissimo, mi è molto vicino sia a livello umano che a livello tecnico. Li vedo che parlottavano e mi indicavano, lui diceva an aggressive fighter, she's really good, commentavano. Arriva il manager della palestra e mi fa: Nicole, vorremmo farti una foto per metterti sulla pagina, ti abbiamo aggiunto al team. Come, scusa? Bella, sì, se ti fa piacere sei ufficialmente parte del team pro della Jackson Wink. Brividi. Quindi sono ufficialmente parte del team pro della Jackson Wink. Infatti voi adesso, se andate sulla pagina di Jackson Wink, alla voce i nostri atleti, nella categoria... La categoria strawweight femminile, ci sono, esatto. Anch'io. Ecco, volevo, qui dopo, infatti, come mai strawweight quando tu hai sempre combattuto come flyweight? Perché? Perché il mio peso naturale è questo. La scelta di combattere flyweight è stata dettata dall'offerta delle FC. Lì okay. Per lì loro mi hanno offerto un contratto flyweight che era ottimo per il mio debutto, perché mi hanno offerto una strawweight che combatteva flyweight. Quindi il mio match con Danella Eliasov è andato benissimo, perché eravamo due ragazze della stessa corporatura e quindi lo scontro è stato puramente tecnico. Eravate due finti pesi mosca in pratica. Che mettevano sul peso per combattere da flyweight. Il secondo incontro mi hanno offerto un'avversaria che tutto è tranne una flyweight, tant'è che quando le è stata offerta, dopo che ha vinto con me, la nostra era un title eliminator, ha vinto con me ed è andata a fare per il titolo contro Mandalino. Che succede? La ragazza si presenta al peso e per motivi medici viene bloccata perché non riesce a tagliare l'ultimo chilo. Va via, ritorna, riprova a tagliare, non riesce, viene stoppata dai medici, perché non è una flyweight. È una featherweight che combatte in flyweight facendo dei tagli mostruosi, era devastata il giorno del peso quando ha combattuto me, era grigia, non si reggeva in piedi. Quindi io mi sono trovata a combattere con una ragazza gigante, cioè mi ricordo la sensazione della sua spalla in gola, era come quei ragazzi, quei 70 kg della palestra dell'Un Moon. Cioè io mi ricordo la sensazione della pressione a parete di un ragazzo di 70 kg ed era come lei. Cioè il mio lavoro è di pressione a parete, mi trovo molto comoda io a lavorare mettendo pressione a parete, e con lei non ci riuscivo, non riuscivo a girarmi, non riuscivo a muovermi, non riuscivo a fare nulla, anche se i miei gesti tecnici erano corretti e qualche volta riuscivo ad uscire. Lei bastava e mi premesse, una forza fisica esagerata, una struttura forza, fisica troppo lunga, troppo grossa per me, mi ha fatto pensare che forse non era più il caso. Tant'è vero che lei, mi sembra, l'incontro dopo ha fatto un catch weight a 132. Esatto, lei non farà mai più quel peso, lei non lo riesce a fare, è enorme, è veramente enorme per quel peso, è un donnone, è molto muscolosa, molto fisica, power, è lunghissima, Chana Power, sì. Quindi niente, io ho parlato col matchmaker delle FC in quella situazione e gli ho detto: senti, io in questo match ho dato tutto, mi fa, è stato un match bellissimo, brava, è vero, lei ha vinto un po' da codarda, diciamo, scappando tutto il tempo, lei scappava e mi metteva un colpo, ha vinto rubando punto su punto, ha vinto l'incontro, perché l'ha vinto lei, ha messo più colpi a segno, però scappava e metteva un colpo, che è un'ottima strategia contro di me, che mi piace scambiare a viso aperto. E niente, quindi io mi sono trovata ad aggredirla mille volte e lei scappava, mi ha dato la schiena, proprio correva in tondo, e per questioni dal lungo riuscivo a mettermi a bersaglio dei colpi che io non riuscivo avevo grossa difficoltà a contrattaccare, perché era già lontana, era già insomma, mi sono resa conto che quella non era una struttura fisica con la quale io potevo competere. Quindi parlo col matchmaker e mi fa: sì, Nicole, hai fatto un bellissimo incontro, siamo orgogliosi di te, quindi ti offriamo la possibilità di mantenere il tuo contratto e di spostare una categoria strawweight che apriremo tra pochi mesi col match di Danella Eliasov contro Irene Cabello Rivera, una fighter spagnola che probabilmente mi troverò ad incontrare al prossimo FC. Quindi di questo molto felice, ne sono molto grata, ho tenuto a mantenere quel contratto, a continuare a combattere lì, che anche se è un anno che mi fanno combattere, adesso sto dicendo ok, sì, grazie. Però comunque è un posto bellissimo, con gente, insomma, mi hanno accolto come se fossi un atleta di casa, devo dire, c'ho una grossa fan base in Sudafrica. E mi sono trovata molto bene lì, quindi spero di tornarci al più presto. Parlando appunto di Jackson Wink, chiede: chi sono quelle con cui ti trovi meglio della palestra? La mia sparring partner preferita è Jody Esquibel, che ha appena portato a casa un'importantissima vittoria invicta. E lei è come me, sia fisicamente che come tipo di fighter, quindi gli sparring con lei sono per me più divertenti, più intensi, ecco. Michelle Waterson è durissima,
sono gli sparring più duri e più frustranti, perché dover andare avanti su quei calci, dover far finta di niente, non aver sentito nulla dopo i suoi calci fortissimi alla bocca dello stomaco, oltretutto qua in altitudine il cardio uno lo soffre parecchio, dopo che Michel ti ha colpito alla bocca dello stomaco, insomma ci pensi due volte a caricarla a bastoni, però io faccio finta di nulla, vado avanti, non ho mai fatto niente, insomma gli sparring con Michel sono molto duri. Non mi è capitato ancora di muovermi con Holly, anche perché lei è un'altra struttura fisica, è molto grande, molto alta e si allena con altre persone proprio. Insomma, per lei non credo neanche siamo buone come sparring, noi siamo troppo piccoline. L'ho vista allenarsi con Jana, la contender al titolo di Invicta contro Tony Evinger nel weekend precedente, e è pazzesca, è un sogno vederla allenarsi, queste gambe lunghissime, così pulita, si muove in maniera così elegante, sempre sorridente, veramente sembra una dea Holly Holmes. Devo dire che tutto il gruppo di ragazze qua, io le mie compagne di stanza sono Lanciana Green, ex TUF 23, e Natki Lapino Hills, che è una fighter del ONE FC, sono le mie compagne di stanza e le mie sparring partner di tutti i giorni, e con loro mi trovo molto bene. Sono due fighter di struttura principalmente proveniente dalla Muay Thai, quindi mi diverto a contrastare la loro Muay Thai col mio wrestling e il mio grappling. Lanciana Green in particolare è fortissima nel jiu-jitsu, una cintura viola molto dura, quindi a terra ci divertiamo un sacco. Ha fatto vedere delle belle cose al TUF lei. Sì, lei è stata veramente fenomenale, una ragazza bellissima, con un cuore enorme, e veramente uno spettacolo vederla sia allenarsi che allenarmi con lei, è dura, dura, ed è fenomenale. Di grappling la persona che mi crea più problemi è Selina Aga, io non ho mai visto una persona fare così tante submission in così poco tempo, è veramente uno squalo delle submission, riesce a sottomettere chiunque. Quando dice lei, come dice lei, facciamo drill di grappling, è capace di sottometterci tutte, tipo 5 volte a round, 10 volte a round. Wow. Una forza fisica e un occhio per le submission, però lei non si ricorda le tecniche, quindi il suo maestro non le dà la cintura viola, anche se secondo me è una cintura viola durissima, non le dà la cintura perché lei non si ricorda le tecniche. Se tu gli chiedi la tecnica, lei non te la sa dire. Se la metti in quella posizione, te la sa far vedere, ma non ti sa dire che cosa fa. Dice, io da qua faccio questo. Selin, senti, ho questo problema, mi trovo bloccata in questa posizione. Lei, mettimi, sì, e ti faccio vedere che faccio, ma non te lo so raccontare che faccio. È brava nella parte. È un animale naturale in quella posizione. È fenomenale lei, è incredibile. Tra l'altro lei ha subito, credo, secondo me, il furto più clamoroso. Sì. A livello di MMA degli ultimi anni, cioè le hanno fatto perdere un incontro ai punti dove lei praticamente aveva mandato a dormire, ha addormentato l'avversario. Incredibile. Sì, perché le submission sono fulmine, non c'è la possibilità di battere, cioè t'addormenta, è pazzesca, cioè entra subito, c'ha quel movimento perfetto, è proprio una natural lei, quindi come ti tocca ti fa dolore, ma pure dal clinch, pure in bodylock, cioè una forza fisica di fortissimo. Lei è arrivata qui con un record 1-11, era 1-8, una cosa del genere. Da quando sta qui ha vinto 9 incontri di seguito. Insomma, è cambiata moltissimo anche lei qua. E insomma, anche lei lo dice di quanto questo posto l'abbia fatta crescere come fighter. Insomma, è andata in vita, ha avuto buoni risultati. Adesso stanno in causa per appunto questo incontro che lei ha addormentato l'avversario, l'ha finita fisicamente. E ha perso, cioè, com'è possibile? Dormiva, era svenuta l'avversaria. E l'arbitro pure, dormiva lei. L'arbitro stava facendo un'altra cosa, infatti mi chiedo come mai l'abbiano pagato, perché non stava facendo il suo lavoro. A livello di protezione della sua avversaria, cioè quella ragazza era svenuta, è pericoloso per il cervello rimanere in una submission in cui sei svenuto e certo, continuare a subire. Certo, l'ossigeno. Devi proteggere il fighter, tu da arbitro devi proteggere il fighter e non hanno protetto quella fighter. Complimenti anche ai giudici, comunque. Sì, vabbè. Vabbè, i giudici devono contare i punti, ci può anche stare. Ma allora gli do il problema. Io ho detto la stessa cosa. Cioè, gli metti 10-7. Il suo lavoro. L'arbitro non ha fatto il suo lavoro. I giudici non possono dare un 30-27 ad un atleta che ha perso dei round. Non mi ricordo com'è andato quell'incontro, quindi non ci può dire se è un 30-27 o un 29-28. Mi pare fosse un 29-28.
però comunque da giudice il lavoro è quello, è l'arbitro che deve stoppare. Cioè un atleta sì, sulla gabbia, ma di che stiamo parlando? No, no, sono d'accordo con te, però penso che quando l'arbitro fa delle cazzate di quel livello lì, come giudice magari dove puoi arrivare ci provi. Sì, io ma puoi correggere i cartellini. No, non puoi correggere. Ti posso segnare 10, posso segnarti 10-7 il terzo round, visto che mi hai messo a dormire l'altra. Se certo, poi certo, arbitri vero. Milionito, no, poi è esce un pareggio, l'ho però. Cioè, sì. È vero, Ale, però rischi di... Però c'è un pareggio, è giusto un pareggio, cioè pure là, che fai? No, cioè, da giudice è pure imbarazzante. Anche secondo me, perché rischi di compensare con un errore più grande. Con un altro errore. L'esito è giusto, però la modalità no. È tutto variabile, nel senso, dei giudici possiamo discuterne quanto vogliamo, ma... tocca trovarci in quella situazione là, la colpa io la do quasi tutta all'arbitro. Beh, e alla commissione sì. Che ha rifiutato il primo appello almeno annullare quella sconfitta. La motivazione, scusa, qual è stata? Perché avevo letto anch'io che è stato rifiutato. Come fanno a dire no, va bene così? Cioè, talmente... non so che cosa gli passi in testa. Probabilmente perché non c'è il precedente, no? Ma sì, poi o non perché so. Perché non c'è il precedente, o perché ci sono dei team più influenti di altri. Cioè, abbiamo visto con Veličković contro Di Chirico come il team di provenienza influenzi parecchio giudici. Nel momento in cui un incontro potrebbe anche essere dato pari, se c'è qualcuno che deve vincere è quello del team più influente. Purtroppo queste cose accadono. Bisogna chiudere gli incontri prima, come dice sempre. Sì, bisogna finirli. Quando uno non combatte in casa, o anche quando uno combatte a casa, è bene finirli gli incontri. Parlando degli uomini invece, della Jackson Wink, chiedevano sempre Fabrizio e anche Demetrio, ma Carlos Condit? Io non l'ho mai visto in palestra, quindi... No, non l'ho mai visto né allenarsi né neanche in giro. Io sono una grande fan di Condit, quindi speravo di incontrarlo, di salutarlo, di conoscerlo, di vederlo allenarsi, perché noi abbiamo il dormitorio al piano di sopra, in cui c'è una balconata che affaccia sulle gabbie, quindi quando... uno sente un particolare rumore, sai che è John Jones che sta colpendo i colpitori. Quando uno sente una certa voce, Holly Holmes che sta tirando, quindi corri fuori dalla stanza a vederli che si allenano. Io mi sono fatta tutto il camp di Overeem affacciata a questo balcone a guardarlo e preparava l'incontro. E quando ho visto il suo match contro Mark Hunt, ho riconosciuto delle cose che gli ho visto drillare, gli ho visto provare durante gli sparring. Cioè, noi ci mettevamo lì, ci andavamo a comprare la cheesecake, ci mangiavamo la cheesecake tipo davanti alla TV guardando Overeem. Il popcorn per il cinema, ecco. Assolutamente. Che bellezza è guardare Overeem fare pausa, sarà spaziale, esatto, anche solo di strike. Vediamo Overeem che si fa 9 round di seguito uccidendo i suoi sparring. Che fa? Meglio della televisione. Esatto. Svegli la mattina alle 9, fai colazione, c'è Holly Holm che tira i colpitori con il coach. Ok. Visto? Mi sa che il caffè me lo prendo dopo, mi fermo qua 10 minuti. Visto che l'hai nominato. John Jones. Che, insomma, col suo fare da piacione con le ragazze è molto, molto affabile, ecco. Quindi magari sta prendendo i colpiti, poi si gira e ti saluta. Oh, Dio, John Jones, John Jones mi ha detto ciao, è venuto a me, mi fa mi piacciono i tuoi tatuaggi, qua ho un amico che fa i tatuaggi, se vuoi ti do il numero dello studio. Sì, sì, poi non mi ha più rivolto la parola, però vabbè, è stato gentile, insomma. No, sempre sorridente, sempre allegro. Poi non so con i ragazzi, però con le ragazze è molto... molto affabile. Anche nei video di Holly Holm c'è spesso presente. Loro di grappling si allenano insieme, anche questa ragazza Yana che è venuta a preparare l'incontro per Invicta per il titolo, si è allenata con lui di grappling tante volte. Lui è sempre super disponibile, lotta con tutti. No, mio grande amico si chiama Torres e lotta con John Jones, e l'ho visto sottomettere John Jones per leva alla gamba, perché lui era lungo come tutta la tibia di John Jones, quindi si è arrotolato intorno a questa tibia. Immagino non lo possano dire in tanti, ecco. Sì, esatto, cioè, lui andava e faceva, ti rendi conto, io sono alto 1,60 m sottomesso a John Jones. Sì, l'ho visto una medaglia che vale una vita. Sì, no, vabbè, ma quel ragazzo è veramente un fenomeno, cioè, talento pazzesco, 25-1 da dilettante, io l'ho conosciuto, sì, perché lui ha vinto i mondiali sia nel 2014 che nel 2015 all'IMAF, 25-1 da dilettante, passa al Titan, adesso è un 4-0, mi pare, difeso 2 volte la cintura, adesso combatterà per la cintura Bantam, per la cintura del peso sopra, è inarrestabile. Scusa, il nome? È fenomenale.
il nome di questo fighter? José Torres, soprannome Shorty, attuale campione del Titan FC. Shorty perché è molto alto, giustamente, no? Sì, esatto. José Shorty Torres, siamo un classe 92, 4-0 su Sherdog. Sì, tra l'altro sì. 2 KO anche, quindi mani pesanti anche. Sì, sì. Mani pesanti, submission game fortissimo, background di judo, quindi takedown fenomenali, fighter veramente completo. Io l'ho visto a Limaf, è stato impressionante. Tutti e 2 gli anni ha vinto a mani basse contro tutti gli avversari, devastati sotto ogni livello, e al Titan ha combattuto con dei 19-2, c'è gente on the record pazzeschi e l'ha annichiliti. Ha un innumerevole cioè innumerevoli cinture da dilettante, veramente ha avuto una carriera da dilettante di tutto rispetto, e lui è infatti ambasciatore dell'IMMAF perché spesso nei suoi seminari, nelle sue lezioni promuove molto il movimento dilettantistico come base fondamentale per una buona carriera da pro. Qui c'è gente che sono 10 anni con dilettante e non lo fanno passare pro perché non è pronto. In Italia t'alleni 2 mesi, buttato dentro, meccetto pro, ma che ti importa? Alla serata, all'eventuccio, così, ma sì, fatti il match come se fosse una partita di calcetto della domenica. Cioè, già provincialismo proprio, no? Lo sport è duro, è uno sport in cui uno si rischia di fare male, ci devi andare preparato, devi sapere almeno qual certo è il tuo limite, fino a dove ti puoi spingere, quando è il momento anche di arrendersi, perché bisogna sapere anche quello. Sapere testare la propria mascella, testare i propri limiti, la propria flessibilità, la propria resistenza alle submission. Insomma, devi avere una bella esperienza per poter affrontare un match MMA. Non credo sia una cosa che possa essere presa così alla leggera come molti atleti in Italia fanno. Non si rendono conto che come poi si troveranno a combattere all'estero, il divario è incredibile. Sì, 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 ma il professionismo in generale comunque va trattato in maniera abbastanza particolare. Sì, spesso gli atleti vengono fatti debuttare come professionisti senza alcun criterio, ecco, senza alcuna attenzione. E poi rischi anche di bruciarli, no? Perché alla fine... Esatto, che è il rischio che ho subito anch'io, perché anch'io penso di essere passata da professionista troppo presto. Cioè adesso mi rendo conto che avrei preferito avere una carriera più lunga da dilettante, permettere di fare dei match più per divertirmi, più per conoscere sport meglio, più che puntare al record, stare attenta alle sconfitte, dimenticandomi un po' la vera natura di questo sport, che è passione, cuore, testa, 99%. Cioè la tecnica, sì, ok, ma ci devi stare con la testa, ci devi stare col cuore. Io quando ho perso il cuore ero molto distratta, la situazione in palestra, la situazione col mio allenatore non mi permetteva di essere a testa sgombra. Io mi ricordo il momento prima di entrare in gabbia, il mio allenatore mi guarda e mi fa: io ci credo, se ci credi quanto ci credo io. Io me lo sono guardato dentro di me e pensavo: ma te non ci hai mai creduto? Ma silenzio, almeno prima del match, silenzio, te prego. Cioè non ci stavo, non c'ero, e se non ci sei il match è perso in partenza. Quindi ho detto: mai più andrò a combattere con quella mentalità, andrò a combattere solo se sono sicura al 100% e con una persona all'angolo che mi dà fiducia e che mi fa sentire che ci crede davvero. E insomma, avere Lorenzo Borgomeo che crede in me, che è uno dei fighter che io stimo di più. Ogni volta che mi alleno con Lorenzo, ogni volta che Lorenzo mi dà un consiglio, per me è già un risultato raggiunto. C'è una persona del genere che mi stima e mi aiuta, significa tantissimo per me. Perché lui ha fatto la storia dell'MMA in Italia, lui è stato un pioniere, è andato all'estero quando l'MMA in Italia non esistevano, quando non c'era praticamente possibilità di fare carriera con questo sport. Ha vissuto per un sogno e per me non c'è niente di più rispettabile di questo. Tra l'altro, parlando di Lorenzo, ci diceva Alessio Di Chirico che il motivo principale per cui ha lasciato American Top Team ed è tornato in Europa era legato appunto a questa imposizione che gli avrebbe chiesto l'ATP di non avere Lorenzo al suo angolo. Io sono molto felice di essere estranea a tutte queste cose. Io qui sono in una palestra dove mi permettono di avere chi voglio, sia se voglio avere coach di qua sono disposti a seguirmi, sia che voglio stare col mio coach. Mi hanno detto: l'unica cosa importante è che tu abbia all'angolo qualcuno di cui ti fidi e che ti fa stare al sicuro. Quindi io spero di avere Lorenzo al mio angolo quanto più a lungo possibile. Parlando di camp, chiedeva Fabio: quali sono le differenze principali che hai notato tra appunto avere un camp
come quello che hai fatto, stai facendo a Jackson Wink rispetto all'Italia? Beh, in Italia, a Roma, avevo una sparring partner, insomma, per quanto si potesse impegnare, il suo livello non era neanche paragonabile al mio. E una persona che non fa questo sport come lavoro, che fa altri lavori, altre distrazioni, non è come 8 ragazze che hanno sacrificato tutto, si sono trasferite all'altra parte del mondo, o sono 20 anni che si allenano in un posto e fanno solo questo e vivono di questo e sognano solo questo e mangiano, respirano e dormono per questo. Quindi la differenza è sia nella dedizione, sia nella quantità e nel livello delle sparring partner. Diciamo che in Italia ancora a livello femminile, e mi sentirei di dire anche per le categorie di peso più alte a livello maschile, c'è proprio un problema di mancanza di... Ma i ragazzi sono tanti, in realtà i ragazzi sono molti, a parte per le categorie di peso molto alte, per gli uomini tipo Alessio... Zero pesi massimi in Italia. Esatto. Non è che... Io e Alessio abbiamo avuto lo stesso problema, la carenza e sparring partner. Ad Alessio si è trovato che i suoi... sparring, cioè lui poteva preparare la maggior parte degli incontri contro Mancini, perché aveva Carlo Terzoli come sparring. Nel momento in cui l'head coach dell'Ungmoon ha iniziato ad allontanare le persone dalla palestra, Alessio non aveva più persone con cui allenarsi, e quindi giustamente Alessio ha dovuto pensare alla sua carriera, perché le nostre carriere stavano venendo messe un attimo in secondo piano rispetto a il concetto dell'Ungmoon, che insomma, si perdeva un po' di vista che la cosa importante era allenarsi, combattere e vincere. Punto. E il resto erano chiacchiere, perdite di tempo. La famiglia, però, sempre sport individuale rimane, ecco. Sì. Esatto. Ma poi volevo chiederti, Nicole, io ho sempre notato che, non so se ti ricordi, io tra l'altro ti avevo intervistato quando scrivevo per MMA Europa. Quando eravamo colleghi su MMA E, insomma, la sensazione che ho avuto dell'Ungmoon è che fosse un ambiente molto blindato, cioè un ambiente come dire un carcere, no? Anche bello, anche tutto, però dove alla fine non si può uscire, cioè allora, anche a livello mediatico, no? È impossibile intervistarli, esatto, sono esatto, delle MMA Europa, cioè. Esattamente, questa è una cosa che io ho sofferto tanto, perché io mi sono sempre gestita la mia immagine per conto mio, col fatto che facevo la modella, le interviste, le cose sono state gestite. Lì all'Ungmoon venivano gestite da una addetta stampa, dalle insomma competenze discutibili, che mi ha fatto perdere occasioni di grosse interviste che poi ho avuto per fortuna modo di recuperare dopo, come quella con GQ e Men's Health, perché certe cose venivano trascurate, e sinceramente a me non piaceva che una persona che non ci capiva più di tanto si occupasse di cose con le quali io lavoro da 10 anni oramai. E il fatto che qualcuno dovesse decidere, discutere di con chi potevo parlare, cosa potevo dire, la linea di pensiero comune, tutte queste cose qui a me non piacevano. Quello che è successo quando mi sono lamentata di questa mancanza di libertà è stato che a me è stato offerto un contratto vincolante con l'Ungmoon. Io mi ci sono fatta una risata, ho detto: guardate ragazzi, questo contratto è una cosa indecente, cioè voi non mi offrite nulla e pretendete tutto da me, io non ho intenzione di firmare. Da lì è nata la discussione che poi ha portato alla mia, insomma, dipartita da quel team. E all'inizio il fatto che eravamo molto uniti, cioè eravamo una famiglia, era molto buona come cosa, poi ha preso un po' i connotati di una setta. E ecco, bravo, hai detto bene. Io ho visto il team della mia avversaria, Shana Power, come un po' una setta lì in Sudafrica. A me ne hanno tutti parlato come un team chiuso, molto... fomentato, insomma, molto veramente molto setta. Quando ho trovato delle analogie in quello che stava succedendo e come si stava modificando l'Ungmoon, mi è scattato un attimo un campanello d'allarme, cioè noi dobbiamo tutti pensare uguale, tutti dire le stesse cose, possiamo parlare solo con chi ci fa certe domande? No, non per me. Ma perché questa forma di omologazione? Cioè, qual era il senso? Cioè, tutti dobbiamo omologarci al pensiero dell'head coach, col quale io non sono neanche d'accordo? No, mi dispiace, ma questo non è... Cioè, qui quando parliamo dell'head coach, per essere chiari, parliamo di Fabio Ciolli, giusto? Sì.
E ok, perfetto. Cioè, non ho voglia neanche di ripetere quel nome perché mi irrita il solo pensiero, quindi... No, ti capisco perfettamente, per essere chiari, poi nel momento in cui ci ascolteranno, giusto? Abbia creato un danno agli atleti di punta del suo team, quindi sinceramente meno sento quel nome meglio sto adesso, non penso si sia comportato bene a livello proprio di allenatore nei confronti degli atleti. E poi a livello umano le cose si chiariscono, le cose si sistemano, si parla, si discute, tutto quello che uno vuole, ma a livello di allenatore ci sono delle cose che io non gli riesco a perdonare nel modo in cui ha trattato Alessio, nel modo in cui ha sottovalutato me, perché a un certo punto io mi sentivo una pazza perché ci credevo solo io, poi mi sono resa conto che anche Riccardo Carfagna ci credeva, poi è tornato Lorenzo e anche Lorenzo ci credeva, allora ho detto forse è stato Carlo Pedersoli, mi è stato molto vicino nel momento in cui ci siamo separati dall'Unmoon. E mi sono resa conto, ho fatto, ma se tutte le persone che io stimo credono in me e mi sento così sminuita dal mio allenatore, forse c'è qualcosa che non va. Forse, insomma, se il mio allenatore crede più in atleti che io considero, insomma, di livello inferiore, buon per lui, puntasse sugli atleti che ritiene validi e io vado dove qualcuno mi stima, mi rispetta, mi fa crescere come io penso di meritare, ecco. Ammettendo che io non mi sento arrivata, non mi sento un fenomeno, non mi sento nata col talento e so di dover lavorare il doppio degli altri perché non sono nata col talento, sono una che ha dovuto lavorare su tutto e devo lavorare il doppio, devo impegnarmi al mille per mille, non salto un allenamento e se posso mi faccio anche gli allenamenti dei dilettanti perché devo migliorare, lo so, e mai mi sentirò arrivata neanche il giorno che avrò la cintura dell'UFC. Non mi sentirò arrivata, continuerò ad allenarmi per diventare sempre meglio rispetto a quello che io posso fare. Cioè, sono veramente stupita da come una persona possa cambiare e quanto l'allenamento possa migliorare un essere umano. Quindi voglio arrivare a essere la migliore versione di me stessa possibile. E l'MMA è stata la chiave che mi ha permesso di capire qual era la strada per arrivare al mio migliore. Cioè, perché poi tanti grandi atleti comunque avranno certo una predisposizione naturale, però poi molti di questi sono davvero costruiti, cioè hanno davvero fatto dell'etica del lavoro, a volte, talvolta anche un po' ossessiva, la loro ragione d'essere, esatto. No? Cioè, e secondo me l'allenatore deve riconoscere queste qualità e stimarle. Cioè. Siamo simili sotto questo punto di vista, siamo due per cui il lavoro conta più di tante altre cose, cioè il lavoro è fondamentale, mentre per esempio un atleta come Carlo Pedersoli o John Jones sono delle persone nate con un talento, con una fluidità nel movimento, che non è una cosa che puoi apprendere, è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, io per avere un movimento così fluido mi devo allenare 100 volte di più, cioè l'eleganza che ha Carlo, naturale, nei movimenti, è una cosa che io non acquisirò mai. E con quella c'è poco da fare, c'è soltanto da impegnarsi per poter migliorare le proprie caratteristiche e fare di quelle il proprio punto di forza, senza anelare al talento che uno non ha. John Jones è nato con un talento, per cui questo ragazzo si è presentato in questa palestra che lui vedeva i video su YouTube e riproduceva queste tecniche, e non avendo mai fatto sparring, non avendo mai ricevuto colpa, queste tecniche gli venivano molto bene, non era mai stato frustrato dal fallimento. Quindi lui è arrivato qua, che era già un campione dentro, e cioè è bastato pochissimo lavoro di rifinitura per fare di lui un campione, è arrivato a 17 anni, 16 anni, così, a 20 anni, 19 anni era campione dell'UFC, quello è talento. Talento e dedizione, poi la testa fa tanto, perché se John Jones avesse avuto la testa a quest'ora sarebbe ancora lì, John Jones si è perso, John Jones ha fatto delle scelte discutibili che l'hanno portato lontano da... cioè lui è una leggenda e secondo me la testa ha giocato tanto nella storia della sua vita, ecco. Cioè, comunque fatto sta che anche con quella testa lì comunque ha perso un incontro per una squalifica, per una regola idiota, ecco. Per una gomitata, sì, cioè, esatto, cioè, sì, la sua, sì, unica, sì, sconfitta, ma tecnicamente non ha mai perso, su cui tanti hanno da ridire, per cui cioè, lui è l'imbattuto per eccellenza, lui è la leggenda. Sì. Io credo che alla fine a Jones si contesti un po' di più la professionalità che neanche, cioè il valore di John Jones, cioè un folle può discuterlo, però diciamo che alla fine adesso ormai l'ultimo vero match di Jones è quello del 3 gennaio 2015 con Cormier, poi c'è stata la parentesi con Vincent Pro, però Vincent Pro
non è stato si può spaventare all'idea di non vedere più John Jones in gabbia, è una perdita enorme per il mondo dell'MMA, sì. Quindi io spero veramente che riesca a riprendere il suo focus di testa soprattutto e farci sognare a tutti, perché è veramente un'emozione vederlo, ma anche soltanto fare i colpitori è bellissimo, è veramente un atleta eccellente. Senti, per chiudere un attimo l'argomento su abbandono, comune, eccetera, visto che ce l'hanno scritto, Davide Ferro dice che tu comunque, a suo modo di vedere, sei un'altra di quelli che è andata avanti per anni a dire che ti saresti allenata solo con Ungmoon, poi come altri hai cambiato parere. E i leoni non perdono il sonno, appresso all'opinione delle pecore. Davide Ferro spesso si è espresso male e in maniera inopportuna in un sacco di occasioni senza avere competenze specifiche in campo. È una persona poverina con dei limiti al quale io non ho neanche piacere di perdere più tempo a rispondere. La realtà dei fatti è che io sono una persona passionale che crede in quello che fa al 100%, quindi quella era la mia famiglia, sotto quel nome combattevano i miei fratelli, credevo al 100% in quello che facevo ed è una cosa che mi ha cambiato la vita, quindi sempre difenderò tutto quello che abbiamo fatto insieme, io e i miei fratelli, là dentro. E penso che abbiamo scritto una pagina della storia dell'MMA in Italia e ogni parola che ho detto per difendere il nostro operato la sottoscrivo tuttora. Ci sono state tante cose fatte bene, alcune cose fatte male, ma le persone, la dedizione, la passione che ci abbiamo messo in quel progetto, abbiamo tirato su le pareti della gabbia con le nostre mani, abbiamo pulito il tatami, io e Di Chirico pulivamo il tatami, la palestra e tutti gli atleti là dentro, erano più forti, erano umili, e questa è una cosa che difficilmente si insegna o si trasmette. Eravamo un gruppo, eravamo una famiglia e lo siamo tuttora, anche con un altro nome, anche senza nome, quelle amicizie, quei rapporti sono rimasti, quelli sono i miei fratelli, e se qualcuno parla male di qualcuno dei miei fratelli io sono pronta ad ucciderlo. Bene, direi che è il esauriente. La poca diplomazia, no. No, vabbè, ho immaginato ho immaginato la vena sul collo che cominciava a uscire mentre, sulla fronte, mentre sulla fronte quella fronte che pulsa proprio. Allora, le ultime domande. Abbiamo Omar Venturini che chiede: chi è l'atleta che ti ha impressionato di più di tutti quelli che hai incontrato fino ad oggi? Diego Sanchez. The Night. Sì. Si allena in maniera estenuante, è veramente è fuori dal mondo, cioè non è una persona, è un animale. Si allena con delle maschere, col collo bloccato, con dei pesi legati alla testa, con cassa, con i rumori degli animali della foresta e dei dinosauri, cioè senti ringhiare, senti la terra che treme, è sempre così, poi super gentile, da sempre cuore, sangue, passione, e quando lo vedi allenarti tutta la palestra è in silenzio, che ti fa Lionheart. E ancora lo yoga? Sì, si allena, stretching, yoga, cura molto la flessibilità, dà tutti i consigli sulla riabilitazione, se glielo chiedi ti spiega tutti gli esercizi, super disponibile, ma un animale quando si allena nello sparring è inarrestabile, a cardio per fare una guerra, è veramente... combatte, non gli frega niente di nulla, combatte con tutti, si allena con tutti, distrugge tutti, è incredibile, è veramente fenomenale. C'ha una voglia di combattere, di riuscire. È un agonista, Diego, si vede. È veramente l'eccellenza di questo sport. Quindi diciamo che il 22 avrai da seguire un incontro. Se non starò combattendo io, perché la data mi hanno offerto quella. Quindi spero il 22. A Nashville in Tennessee il 22. No, speriamo di essere a New Delhi in India, dentro una gabbia. Mentre la settimana prima, per la tua amica Waterson, magari... sarà contro Rose. Ti affascina. Penso che farà molto bene. Sono veramente un match che ci tengo a vedere.
tra divertente perché anche Rose mi piace molto come fighter, ma mi sto allenando con Michelle e la potenza di quella ragazza è una cosa incredibile, sai, takedown, controllo a terra, le sue proiezioni sono inarrestabili, è veramente fenomenale Michelle, sempre sorridente con questa bambina carinissima, i pesi massimi sono là, lei gli mette lo smalto e gli fa giocare alla sirenetta e gli, fa, e gli spiega i takedown, la figlia di Michelle. Quindi quando vediamo Arlovski con lo smalto nelle unghie dei piedi, la colpa è della stata figlia. Lei. Sono... è stata mini Michelle. Ultime due domande. Sia lei che il figlio di John Dodson sono spesso qui in palestra, giocano insieme, sono tutti carini, sono tutti bambini che girano per la palestra, poi educatissimi durante l'ora di lezione in silenzio, non si muovono, non fanno un fiato, si mettono da una parte con i loro giochi, oppure stanno zitti, là aspettano che mamma e papà abbiano. È un ambiente super familiare praticamente. Sì. Sì, ma una cosa meravigliosa che è successa qualche giorno fa è stato che qualcuno ha messo una canzone degli AC/DC. Coach Wink si è arrabbiato da morire perché ha detto in questa canzone si parla delle donne come bitch. Io ho una moglie ed una figlia, qua ci sono delle fighter donne, ci sono delle bambine che girano per la palestra. La prossima volta che io sento una canzone in cui si manca di rispetto alle donne io butto lo stereo e il telefono. Se volete sentire questa roba andate in un'altra palestra. Nella mia palestra non si manca di rispetto alle donne. Io, ok, applausi a scena aperta. Ah, cioè, questo è il posto dove mi alleno, ok, è il posto giusto. E veramente una fighting family sotto tutti i punti di vista, ci tengono molto a questo aspetto. Ci stanno costruendo un dormitorio tutto femminile, perché adesso è una stanza nel dormitorio maschile in cui siamo solo donne. Adesso stanno costruendo al piano di sotto un dormitorio per sole donne, perché aspettiamo sempre più fighter, di modo da avere sempre più sparring partner. La cosa di questa palestra è il numero e la varietà degli sparring partner, quindi calcano molto la mano su questo e ci tengono a far crescere il gruppo, insomma. Bene, l'ultima domanda un po' sul glamour, perché abbiamo Nino che dice, nota una tua vaga somiglianza con Scarlett Johansson. Quindi, grazie, signor bel complimento. Poi abbiamo Vincenzo che vorrebbe sapere se sei fidanzata. No, io con la vita che faccio non mi posso permettere una relazione, penso che potrei avere una relazione soltanto con un fighter che fa il mio stesso lavoro e che capisce le mie esigenze, ma se fossi stata fidanzata non mi sarei potuta permettere di lasciare l'Italia in 3 giorni. Io ho deciso di venire qui in meno di una settimana, ho chiesto al mio manager di contattare qui, come mi hanno dato l'ok, ho fatto i biglietti, assicurazione sanitaria, in 4 giorni ero sull'aereo. E se avessi avuto una relazione magari ci avrei pensato di più, magari avrei vacillato. Poi mi sono resa conto negli anni di quanto ho trascurato i miei partner quando preparavo gli incontri, quindi non mi sembra neanche una cosa rispettosa per una persona che non fa questo come lavoro, magari non si rendono conto di cosa c'è dietro, quindi potrò avere una relazione solo con una persona che capisce, che si rende conto, che mi sta vicino e che mi auguro sia al mio angolo quando combatto. Ad esempio, hai parlato prima spesso di Michelle Waterson. Lei è sposata da diversi anni con un sì, marito la supporta, tira anche lui, è un fighter, l'aiuta, le sta vicino. È un viene fighter anche lui? Sì, combatte anche lui. Ah, ho capito. Sempre a livello... Non so a che livello, però ho visto dei video di loro che fanno il sacco insieme, di insomma lui che le dà dei consigli... E lui che insegna alla bambina, fa fare colpitori alla bambina in salone. Sono scherzo, una famiglia meravigliosa. Loro sono veramente carini. Secondo te è limitante per chi lo fa di professione il fatto di avere magari famiglia che non è collegata, diciamo, col mondo dell'MMA? Beh, se non è collegata, sì, sì, assolutamente. Io penso che i fighter che ho visto avere più successo sono quelli che vicino hanno una famiglia che li supporta. Sono molto fortunata perché ho mia madre, mia sorella, le mie amiche che mi stanno sempre vicino, che fanno il tifo per me, mi aiutano. Mia madre mi ha detto: ah, puoi andare, vai tranquilla, io ti tengo il cane, ci penso io quando torni, ti aiuto, le porto soldi, qualsiasi cosa, mamma è con te. E questa è una cosa molto importante, avere una donna o un uomo accanto che ti supporta, ti aiuta. A me è capitato un periodo, avevo un partner che mi preparava le barrette proteiche fatte in casa, tornavo stanca dagli allenamenti, mi preparava la cena o la dieta, controllando quello che potevo mangiare, e devo dire che era molto bello. Poi mi sono resa conto che io proprio come persona lo trascuravo, quindi mi rendo conto che una persona che si impegna così tanto magari merita qualcosa di meglio, non le briciole del mio tempo, quindi quella è stata una mia scelta personale. Però penso che avere una persona vicino che ti supporta e ti aiuta in questo mondo è veramente bello, perché dopo che hai preso botte per tutto il giorno ti abbraccia, ti fa due coccole, non è male, anzi, ed è l'unica cosa che mi manca insomma in questo momento. Però qua non,
insomma, non è che me lo posso proprio permettere. Quindi il cane non l'hai portato. Vabbè, devi incontrare Condit ancora, tranquilla. Esatto. Che è sposato, no, e ha una famiglia. Esatto, è molto grande, il viaggio in aereo non glielo faccio fare. Però sta con mia madre che la porta a spasso, si prende cura di lei, quindi sto molto più tranquilla a saperla a Roma che non qui. Ma forse aveva già capito che ripartivi, perché ha visto un po'... Il mio cane è stato offesissimo, sono tornata a casa, non mi guardava neanche, ci ho messo 24 ore a farmi fare due coccole da lei. Era super arrabbiata. Non porta sempre dietro il cane anche in palestra lì alla Jackson Mink? Ma qui c'è qualcuno che se lo porta il cane, che sta con la, magari con la fidanzata sta là col cane, e noi tutti, oddio che bello, c'è un cagnolino qua, c'è un ragazzo che abita in un camper parcheggiato fuori dalla palestra con un cagnolone gigante che è un po' la nostra mascotte, e quindi quando finisce gli allenamenti va fuori, va in questo camper e lo porta a spasso e andiamo tutti a giocare con questo mega Rottweiler, che lotta di grappling il Rottweiler. Di fare le ghigliottine, fa delle uscite super tecniche, e quindi è divertentissimo. Bene, insomma, comunque sembra che ti, mi sembra già che ti trovi, come dire, a casa. Sì, è veramente una seconda casa, mi hanno accolto, quando gli ho detto che tornavo, mi hanno accolto veramente, cioè, pianti quando me ne sono andata, abbracci, tutti quei lacrimoni, quando sono tornata tutti, che bello, mega feste, tipo, sono arrivata nella cucina del dormitorio, tutti mi abbracciavano, c'erano dei ragazzi noi e facevano, ma qua davvero siete così affettuosi? Loro, no, perché lei è andata via appena tornata? Insomma, ho trovato veramente una seconda casa qui, mi trovo molto bene. Una bella dimensione. Sì. Motivante, dove tutti sognano la stessa cosa, dove tutti ci si impegna, si lavora per ottenere lo stesso risultato e dove tutti sanno quanto è importante anche staccare, quindi la domenica facciamo delle gite, andiamo a fare le escursioni, visitiamo i posti, insomma la natura qua intorno, di deserto e montagne con la neve, quindi sono veramente dei panorami incredibili. Hai parlato prima del fattore del cardio, e Albuquerque, correggimi se sbaglio, come altezza sul livello del mare è forse addirittura leggermente più in alto rispetto a Denver. È altissima, quindi la prima settimana qua era da soffocare ogni allenamento. Nel grappling soprattutto si nota questa cosa, come ti mettono un po' di pressione a terra, come ricevi un calcio forte alla bocca dello stomaco, passi qualche brutto momento. Io sono sempre stata famosa per il mio cardio, ho sempre avuto un buon cardio, e le prime volte ho sofferto, però allenarsi qua significa tornare a Roma e insomma avere cardio per fare due titoli proprio. In questo già, per esempio, dopo 3 settimane che eri lì avrai notato molta differenza rispetto adesso, cioè, mi sono fermata per 2 settimane, sono tornata a Roma, sono tornata qui e stavo ancora bene, sono tornata e riesco a reggere 4-5 riprese di seguito. Insomma, gestendomi, riesco a farmi mezz'ora di wrestling di seguito senza problemi. Andiamo sulle montagne a correre in mezzo alle rocce, sulle dune del deserto, quindi pure, cioè, il gruppo serve anche a questo, a fare delle cose extra tutti insieme, che ti pesano di meno, ovviamente fatti tutti insieme. A Roma a correre non ci vado mai, qua ci vado tutte le domeniche. Tutte le domeniche mattina ci svegliamo, andiamo tutte le ragazze a correre. O il coach di wrestling organizza tutti insieme, si va a correre in un posto. O si va a nuotare, o si va a fare yoga tutti insieme. È bellissimo. Quando parli di coach di wrestling ti riferisci a Izzy Martinez? Non c'è adesso, non c'è. Adesso non il c'è. Coach si chiama Chad Smith, è lui che si occupa del wrestling, e Harry Bowles, il nostro coach di grappling, si occupa anche della parte del judo, che è un judoka molto forte. Nicole, ti volevo chiedere, sento che sempre più spesso lo yoga viene inserito non solo tra i fighter, anche tra gli sportivi in genere, come una componente dell'allenamento. Cosa ne pensi? Lo praticate spesso? E in cosa può aiutare? Io no, io non l'ho mai praticato in realtà in vita mia. Ho iniziato a praticare qui qualche volta perché c'è Jody Esquibel che insegna yoga, insegna hot yoga, quindi ci ha invitato nella sua palestra a provare. Ed è un allenamento effettivamente molto duro, però è utile per la flessibilità e per la resistenza, quindi quando uno ha dei problemi di flessibilità, di poca mobilità articolare, in realtà lo yoga è molto utile ed è una, secondo me, una parte integrante soprattutto del grappling, molto utile per il grappling, insomma è un'integrazione necessaria secondo me per flessibilità, coordinazione, resistenza.
che magari uno trascura un po' quando tende a fare dei circuiti ad alta intensità e magari uno cerca di allenare di più il cardio, la potenza, mentre sì, la flessibilità e la mobilità articolare sono componenti fondamentali. E dovrebbe anche aiutare a prevenire un pochino gli infortuni. Questo... Esatto, esattamente, quello stavo dicendo, proprio per gli infortuni è fondamentale. Quindi ti lancerai anche tu nella pratica abituale. Sì, sarò patetico all'inizio. Yoga praticamente sarebbero quelle lezioni da 90 minuti con riscaldamento acceso, bene? Vapore caldo, no, una cosa tremenda, non si respira. Ah, con il caldo lo fate sì, con il vapore yoga, sì, okay. Ma poi posizioni statiche, tutto molto lento, è veramente faticoso, è faticoso, super intenso, con questo caldo tremendo, impossibile respirare, però una volta insomma ti rendi conto di quanto può essere utile. Riesci a sopravvivere per i 90 minuti? Certo, vabbè. Ma no, quella è la testa, quella è la testa del fighter che ti permette di sopravvivere a tutto, quella è la fila alla posta. Infatti, la devo fare, cioè devo mandare la raccomandata, l'obiettivo del giorno è spedire la raccomandata, tenacia e dedizione. No, perché molti associano lo yoga, pensano una cosa, no, così blanda, eccetera. Mi faceva ridere questa cosa perché un paio di settimane fa ho sentito Eddie Bravo parlare del fatto che abbia iniziato anche lui ultimamente a frequentare questo genere di classi di yoga, e lui dice: io dopo mezz'ora devo uscire, non muoio, non ce la faccio. Sì, sì, sì. Sono anche differenti tipi di yoga, perché io faccio yoga da tanti anni, ti assicuro che il modo come lo faccio, sì, ma io... Ma è sempre l'hot yoga, parliamo. No, l'hot yoga è terribile. Ah, l'hot yoga, ok, quello non lo conosco bene. E se lo dice lo zio Eddie, ma io sinceramente mal tollero il caldo pure in allenamento, cioè qui quando fa caldo dobbiamo, che ne so, allenarmi, ne so, tipo sulla spiaggia sotto al sole, una cosa che mi uccide. E saresti bene a Denver? Sì, non sono mai stato a Denver in realtà, quindi però combattere a Nuova Delhi in India sarà insomma, un po' di umidità sarà... dovrebbero averla, sì. Beh sì, penso a livello di caldo e di umidità ne avrò quanto ne voglio, però dopo aver tagliato il peso nel deserto del Nevada a Las Vegas, insomma, penso con la tuta, la sudorina, questo, bella sfida pure me, lo scatti nel deserto con 200 kg di vestiti addosso, è stato bello intenso. Senti, ma parlando di Denver, ma Donald Cerrone si è ripreso ad allenarsi? Sì, o... si allena e ci porta in barca, le gite, non è divertentissima, lui è veramente un personaggio. Dovrebbe averle provate tutte, dalle immersioni subacquee con bombole, sì, caccia, lui fa di tutto, vive in questo ranch di cui si raccontano leggende pazzesche. E invita tipo... tutti, super amicone. E questo ranch, ovviamente, lui invita tutti i fighter. Ragazzi, allora domenica tutti da casa mia. Si va in barca, si fa al barbecue, o si va a sparare. Se andiamo nel deserto, andiamo a sparare. Ah, va bene, ok. Cioè, la birra non manca, perché tanto la Budweiser. Birra, fiumi. Io non bevo, per esempio, quindi trovo pure presa in giro. Ah, non bevo, no, vabbè, sono in camp. Non è vero, pure noi no. Tu quindi anche out of competition tutti i fighter, te la giochi così. Lo chiedo a Nicole, quindi tu anche fuori dalle competizioni sei molto attenta, diciamo, ad evitare qualsiasi tipo di vizio, qualsiasi ma diciamo... in realtà io ho una bassissima tolleranza all'alcol, quindi prima di rendermi ridicola cerco di evitare di bere. Ah, brava. quindi è più quello, peraltro. Poi sinceramente a me di bere una cosa, di prendere tutte quelle calorie, se proprio devo preferisco i dolci, quindi se devo sgarrare alla dieta piuttosto un bicchiere di superalcolico e di birra mi mangio una cheesecake o delle costolette o... Mi raccomando il tiramisù da evitare nella Fight Week, perché abbiamo, sì, visto direi di tiramisù post fight, esatto, non proprio il massimo. Ascoltami, ma tu continui comunque a fare anche servizi fotografici, queste cose? Assolutamente sì. Ecco, adesso fatto... qui non posso, perché se mi beccano e faccio le foto qui viene considerato lavoro e mi cacciano via, quindi sono molto attenta a non... Cioè, almeno ad Albuquerque no. Però in Italia quando torno mi organizzo sempre qualche servizio, continuo a scattare per Suicide Girls e per riviste, insomma. È cambiato in qualche maniera la maniera, il modo in cui vieni vista, l'atteggiamento quando combatti a livello professionistico in quell'ambito?
Ma mi chiedono soltanto di fare più foto con i guantoni. Proprio... Scusami, mi fa un po' ridere. In realtà per me è cambiato il modo di fare la modella, perché essendo sempre che ogni giorno io sono più sicura di me, quindi nelle foto si vede questa cosa. Quindi da quando ho iniziato ad allenarmi sono migliorata anche come modella, perché ho più consapevolezza del mio corpo e mi trovo più a mio agio a posare in qualsiasi situazione, perché comunque mi piaccio di più, ecco. Sono critica quando un fotografo poi mi sottopone gli scatti, perché mi piaccio, e qui è il risultato di tanti sacrifici. Quindi magari un'imperfezione che altre persone avrebbero photoshoppato, sistemato, magari mi vogliono sempre stringere le braccia i fotografi con Photoshop, io no, ma io ho faticato tanto per avere le braccia e le spalle così, lasciatemi stare le mie spalle. La storia delle rughe di Anna Magnani, no? Cioè, esatto, ho messo tanti anni per metterle assieme, non è che adesso sono arrivate qua. Invece nel senso inverso, andavano, adesso te li disegnano. Senti, no, dicevo, invece nel senso opposto, il fatto di fare, insomma, scatti, modeling, queste cose qui ti ha creato qualche... Mi sottovalutano. Quando sono in Sudafrica facevano una modella, non può combattere, è tanto carina, però poi anche fortuna, se poi oltre al viso carino c'ho anche la mascella dura, quindi insomma qualche colpo riesco ad assorbire. Anche perché la tua prima avversaria in UFC cos'era? Un insegnante o una psicologa, mi sembra, no? Una psichiatra addirittura, proprio. Una psichiatra che promuoveva molto la cosa di come lei riusciva a conciliare questi due lavori. Gli ho fatto: ah sì, tu riesci a conciliare questi lavori, io baso il mio trucco su come mi si distribuiscono i lividi sul viso. Io ho la bocca talmente grande e il naso talmente piccolo che utilizzo i calci in bocca al posto del Botox. Quindi quando prendo un calcio in bocca sia la bocca, ci metto un po' di gloss e ho questa bocca gonfissima, meravigliosa, quindi a me combattere mi rende più carina. Quindi niente, abbiamo giocato a promuovere il match così. No. E poi tra l'altro siete diventate molto amiche con lei, no? Sì, lei è stata al mio angolo addirittura, mi ha aiutato tantissimo al secondo match, mi ha portato il materiale per fare le fasciature, l'acqua, il suo team mi è stato super vicino, veramente è nata una bella amicizia, a sostegno delle MMA femminili, è stata veramente una cosa bella, un bel rapporto è nato, ci sentiamo abbastanza spesso, ci diamo consigli, e, insomma una bella amicizia è nata da quell'incontro. C'è stato tanto tanto rispetto. Mi hanno criticato perché le ho alzato il braccio prima del verdetto, dicendo: ah, non si fa, perché non combatti in casa, non sai mai come può andare a finire, tu le alzi il braccio, danno la vittoria a lei. Io in realtà in quel momento ero così orgogliosa del match che avevamo fatto, che avevamo dato spettacolo e che avevamo fatto vedere che donne belle possono anche essere agguerrite, combattere, fare un match duro, emozionare un palazzetto intero, che non mi fregava niente il risultato, ero solo molto orgogliosa di noi e volevo festeggiare questa cosa. In quel senso Waterson contro una Mayunas secondo me sarà ma come Waterson contro Paige Van Zandt, cioè, loro sono state molto brave, hanno fatto una cosa un po' pittoresca, insomma è stato, la trovo giusta, e contro una Mayunas ancora di più, perché una Mayunas secondo me è una fighter molto dura, insomma è bella, è dura, è più, diciamo, ha più skill, è più completa della Van Zandt. Secondo me sarà un match più duro per Michelle, ma anche dove lei potrà esprimere al meglio tutte le sue peculiarità di fighter, perché Rose la metterà a dura prova, quindi so quanto duramente si sta allenando. Se potessi rubare una caratteristica dalle, diciamo, dalle tue colleghe, cosa prenderesti e da chi? I calci di Michelle mi fanno malissimo, quindi vorrei tanto alzare come Mel. E i takedown di Jody Esquibel, mi fa dei double leg per cui ci stacca e ci fa fare dei vola-vola che veramente tocchiamo il soffitto ogni volta. Mi direi sì, i takedown di Jody Esquibel e i sidekick di Michelle Waterson. La già sarebbe una bella base di partenza. Ho dovuto passare 10 lunghi minuti in una vasca del ghiaccio dopo lo sparring con lei, che non riuscivo a muovere le gambe. È una cosa che fai spesso questa, proprio come abitudine? No, non lo faccio, lo odio, però l'ho dovuto fare perché non riuscivo a camminare. 10 minuti fate di solito? 10 minuti, no, loro fanno, io era la prima volta, io scappavo, non volevo, cioè, come la sauna per il taglio peso, la odio, quindi scappo dalla sauna come scappavo dal bagno di ghiaccio. Mi collo, fai il bagno, non lo voglio fare il bagno. Faccio. Sì, esatto, cioè, come la sauna, Nicole, fai la sauna, non la voglio fare la sauna. Bene. Vabbè. C'era una cosa che ti volevo dire, riguardo a una polemica che c'è stata durante,
dopo l'ultimo evento europeo, tra l'altro, di URC. Lina Landsberg. Cioè... Allora, io purtroppo tutte quelle polemiche sul fatto che della fighter sfigurata non le ho vissute perché ero a Bologna a filmare questa puntata dell'Ispettore Coliandro in cui si parlava di incontri clandestini. Quindi sono tornata a Roma, ho letto un po' di giornali e ho fatto porca miseria. Ho girato questa puntata in cui io, fighter, faccio gli incontri clandestini. Che sciocchezza ho fatto. In realtà, secondo me, è pure giusto che uno marchi la differenza, che si veda come può essere brutale un incontro clandestino e la differenza tra questo sport. Secondo me in Italia, col fatto che il calcio è uno sport così influente e le MMA stanno sempre più prendendo piede e stanno dando un'immagine dello sport più pulita, faranno una grossa guerra alle MMA, perché porteranno via fan, traffico e attenzione. Le MMA sta crescendo in maniera esponenziale in tutto il mondo e anche in Italia, e credo che stiano avendo paura di noi. Questa è una cosa, da una parte mi fa piacere, da una parte mi dispiace perché tireranno sempre più fango e là toccherà a noi fighter italiani, noi, insomma, soprattutto ai nostri ambasciatori all'UFC, a Marvin e Alessio, il compito di far vedere quanta dedizione, quanto impegno c'è dietro a questo sport, e che non siamo degli animali, che non siamo delle bestie, ma siamo degli atleti che hanno sacrificato tutto, che si impegnano tutti i giorni, che vivono per un sogno e che hanno la fortuna di vivere una vita bellissima, che non sono sacrifici, sofferenza e dolore. Noi lo facciamo perché ci piace da morire, ci divertiamo, quindi a me prima non mi parlano i sacrifici. Sì, sacrifici, perché comunque devi rinunciare a delle cose, ma sacrifici per fare una cosa che ti piace di più. Io non c'è nessun altro posto dove vorrei essere, non c'è nessun'altra cosa che vorrei fare, non mi manca una serata in discoteca, mi manca il wrestling del mercoledì se non ci vado. Cioè, dire che una ragazza, perché ha preso qualche pugno, ha vinto, è stata sfigurata, no, la settimana che passerà sarà soltanto un po' più ricca di ghiaccio, perché poi... è passato l'occhio nero, la gloria rimane, i lividi vanno via, la gloria che rimane, quindi lei avrà semplicemente il ricordo tra altre cose che ha fatto. Ha pubblicato una foto e già sta, cioè già sta bene. Già sta bene, esatto. Cioè io mi preoccupo di più per il povero cyborg, la gomitata che ha preso, cioè gli uomini a pesi alti fanno degli incontri molto più brutali, però uno non se ne preoccupa perché gli omoni che si picchiano tutto a posto, è normale. Una donna, l'hai picchiato di peggio, dice. La donna ha preso il pugno, la donna ha preso il pugno, cioè, nel senso, lavoriamo duro per andarci a prendere quel pugno, io me lo sono guadagnato quel pugno che ho preso, ci tengo, i miei limiti sono le mie ferite di battaglia, guai a chi le vuole nascondere. Sì, a noi diciamo ha dato un po' fastidio perché c'era proprio della mala informazione, sì. Secondo me. Sì, ho letto delle cose. No, guarda, io mi sono innervosito parecchio solo a leggerlo quell'articolo. Infatti io per quanto abbia avuto delle... diciamo discussioni così sul piano teorico con Alex Dandy, soprattutto sui social media, quando ho letto il suo post non ho potuto fare altro che sottoscrivere e condividere, perché mi sono trovata d'accordo con una persona che vuole difendere la faccia di questo sport davanti all'ondata di fango che ha ricevuto per colpa di persone che non ci capiscono niente, non sanno niente di questo sport, di non gente che mi firma gli articoli. Esatto. Che poi il fatto è che non è che pongono delle critiche ben argomentate in qualche modo, cioè è tutta una mistificazione basata sulla mediocrità, no? Sì, cioè... è tutta un'insalata di sciocchezze, di bugie, falsità, preconcetti. Cioè, ma a questo punto parliamo degli incontri dei cani, ma perché nessuno si lamenta dei cani che fanno gli incontri? Cioè, ma che c'entra? Cioè, mi sembra quella una battaglia da perpetrare, quella contro gli incontri clandestini degli animali che non vengono pagati, non si allenano per combattere, non vogliono, vengono obbligati, no? Una persona che sacrifica tutta la sua vita e passa ogni giorno ad allenarsi sognando quel momento. Per fare qualcosa in grano, tra l'altro, senza far male a nessuno. Sotto, diciamo, ci sono degli interessi economici quando, diciamo, gli stessi argomenti non vengono usati, ad esempio, contro il pugilato, quando sostanzialmente, cioè, le stesse mistificazioni si presterebbero anche alla boxe. Certo, assolutamente sì, perché ci sono interessi diversi, personaggi diversi dietro, perché in Italia le persone che gestiscono le MMA non sono così... influenti, maricate, si può dire, influenti, e quindi viene infangato questo sport perché ha una grossa
potenzialità mediatica, perché è uno sport molto spettacolare. Cioè noi ci siamo io sono un ambassador di Fight Network e mi sono resa conto anche tramite Fight Network di quanto le MMA vengano seguite e siano più spettacolari magari di altri sport, di altre discipline. Qui ci sono atleti eccellenti che vengono un po' sacrificati dal fatto che il loro sport magari è meno spettacolare, è meno conosciuto. Le MMA sono uno sport molto giovane, ma super conosciuto, che sta crescendo con un boom enorme e che ha un grossissimo seguito. Quindi penso sia una cosa positiva che stia spaventando il mondo del calcio, ma d'altro canto avremo sempre più ondate di fango da cui difenderci e noi dall'estero siamo pronti a tornare in Italia a difendere i colori, a difendere il nostro sport, dimostrando che siamo pronti a tutto per fare una cosa che ci piace. Sì, che la tradizione purtroppo viene prima di tutto, l'impegno è alla base di tutto. Sai che le MMA, cioè, per fortuna o purtroppo, dipende dai punti di vista, cioè nel giro di 20 anni c'è stata un'evoluzione, una diffusione a livello mondiale. Un'esplosione. Cioè, veramente lo sport che cresce più in fretta di tutti. Cioè, non so di un altro sport che è cresciuto in maniera così rapida e così essenziale. Credo che non ci sia per quello proprio. Quindi, giustamente, poi come non è mai esistito. Ma come magari tempistiche, pure per un discorso storico. Cioè l'MMA è nato in un periodo di nascita di social media, di mezzi di comunicazione che prima non c'erano, quindi si è diffuso parecchio, esatto, anche grazie a un diverso modo di comunicare, più giovane, più rapido, per cui c'ha un metodo di promozione parecchio basato su questo e credo sia parecchio abbastanza influente anche tra gli appassionati. Cioè ci sono i puristi che non amano tutti quelli che comunque fanno uso o abuso del lato mediatico, il McGregor della situazione. Ma quello poi sta alla persona, però ti posso dire che la distribuzione delle MMA permette ad un paesino come Albuquerque di dare una competenza alle persone locali. Cioè io mi sono trovata a vedere l'incontro di Holly Holm appena arrivata ad Albuquerque col team di Holly Holm in un pub qui, con una signora che al posto di urlargli picchia la mena, gli faceva head position and strong, wow. Fantastico. Le posizioni, la testa, l'underhook, la gamba, cioè qui tutti ci capiscono, qua le MMA sono gli eroi della città, quindi la signora che sta là ubriaca con la birra gli urla head position, gli urla tieni la gamba vicino al ginocchio, cioè era bellissimo. Ci potevo credere, gli dava le dita, gli faceva l'angolo, però non l'angolo, dagli il pugno, dagli la mano, era la testa sotto così, la gola, non così, sotto vai Holly. Quanto esatto, senti nei palazzetti, vai dove vai, pedalo, vai botte, no, qua gli urlano Holly metti il gancio, cioè ma forza Holly metti il gancio. Holly poi tra l'altro, cioè lei è del posto, non so, cioè sarà vista come è l'eroe nazionale, lei sì, no? sì. Chiaro. Della città, proprio nella città è considerata, cioè tutti dicono ma tu sei lì nella palestra di Holly Holm, cioè lei e John Jones sono insomma le star del posto. Carlos no, perché probabilmente ultimamente insomma Carlos perché l'ho visto poco, quindi non so no, ma magari sai è un'età in una fase di carriera, però comunque è nativo di lì lui anche, no? Penso no, sottovalutato, Carlos. Sì, davvero, è no, vero. È più riservato, magari, no? Può essere poi più tra l'altro ieri, cioè, prima abbiamo parlato di rapine e Condit credo ne abbia subita una abbastanza importante. Però definirla ma credo che a parecchi fighter siano capitati dei furti in carriera, quello può sempre capitare, è un rischio che uno sa quando il match finisce ai punti e non lo sappiamo tutti che può succedere. Sì, ma guarda, rapina forse eccessivo, però devo dire che io ho rivisto il match, qualsiasi prospettiva lo guardi, io una vittoria Lawler non riesco proprio a vederla, cioè poi insomma vabbè, eravamo assieme quella sera, Gianluca, mi ricordo bene, anch'io non sì, però poi l'ho rivisto anche in migliori condizioni e però sapete meglio di me che vedere un incontro dal vivo e vederlo dalla TV è sempre un'altra percezione diversa, quindi c'è pure stare che abbia avuto una percezione diversa da quella che noi abbiamo da casa, quindi ma quello è pure comprensibile. Quando te lo guardi in diretta alle 6:30 di mattina, sì,
Esatto, sì, ma pure quella stanchezza che tutta la sera stai guardando in maniera maniacale in me, ce l'ho fatto il giudice qualche volta a qualche piccolo evento locale e mi ricordo una stanchezza, la tensione, cioè sbagli, hai comunque influenzato la vita di una persona che punta tutto su questo, quindi insomma, una bella pressione. Tu credi che ci vorrebbe poco per dico io, almeno aggiungerne altri due per ridurre un po' i margini d'errore? Magari cambiarli? Magari... No, a parte il fatto che sono sempre gli stessi, voglio dire. Ma secondo me c'è un giro abbastanza affermato ormai, non è che arrivi lì e stirpi così i dinosauri. Capito, però a maggior ragione ti dico, fanne lavorare 5 anziché 3, aumenti. Sì, sui 5 sono d'accordo. Sì, ma come gli arbitri, come girano gli arbitri, magari girassero pure i giudici che a un certo punto magari si possono anche distrarre un attimo. Assolutamente. No, a me mi lascia un po' perplesso che a differenza, ecco lì magari mi piacerebbe prendessero un po' più ad esempio da altre leghe professionistiche americane, cioè comunque quando un arbitro fa degli errori netti e evidenti ci potrebbe essere qualche accortezza, cioè tipo magari il prossimo evento. Ma in realtà il regolamento dell'MMA è talmente in evoluzione che come avete sicuramente visto dalle nuove regole dell'UFC ci sono tante cose che cambieranno nei prossimi anni nell'MMA. Sì, adesso negli Stati Uniti, cioè, come la regola dei 3 appoggi, ci saranno mille cose che cambieranno. No, dicevamo, è il discorso un po' che avendo fatto queste modifiche alle regole unificate, noi siamo rimasti un po' così per... Cioè, non è un casino a sapere che vai a fare l'evento a Las Vegas se ci sono le regole vecchie, però se vai in Missouri... Ma in realtà cambia pure da promotion a promotion, cioè combatti a One, ci sono i soccer, che qua non ci sono più, lì ci sono i gomiti, là non ci sono i gomiti, quindi là... Sì, in Asia senza regole unificate, no? Ok, però è una promozione piuttosto che un'altra. Quando addirittura... Ma cambia alla fine, prima del match ti leggi le regole, sai che cosa puoi fare, sai cosa no, oppure ti organizzi durante il camp, cioè come organizzarsi un match in gabbia o nel ring, cambia, lo sai che cambia e accetti la cosa. Poi non so, magari per loro è diverso, non te lo so dire, però... Per me almeno, quando sono cambiati i regolamenti, mi è bastato, cioè l'IMAF, noi ci hanno levato le leve alle gambe il giorno della riunione arbitrale, c'era un mio compagno di team che era un esperto di leve alle gambe, aveva impostato il suo game plan su quello e si è trovato che il 90% delle leve alle gambe che utilizza di solito non l'ha potuto utilizzare. Certo, leggero. Si poteva fare tipo solo la leva dritta, ce l'hanno detto la mattina, combattiamo il pomeriggio. Ok. Cioè. Veramente? Sì. Beh, quella su. Purtroppo. Ti volevo chiedere, riguardo al discorso del taglio del peso, ho letto un articolo che è uscito in questi giorni, mi sembra su MMA Fighting, e parla del fatto che almeno un buon 30% dei fighter, secondo questo studio, al momento in cui entrano in gabbia per combattere, siano aumentati rispetto al weigh in di oltre il 10% del peso. Sì. Tu che posizione, cioè che punto di vista hai sul discorso taglio di peso? Sei dell'idea? Ma io l'ho subita male questa cosa, nel senso mi sono trovata con un'avversaria della mia stazza e con un'avversaria che non era della mia stazza, quindi ingiusto, cioè i regolamenti sono quelli, però l'ho sofferta parecchio questa cosa. Mi sono resa conto, venendo qui, che ho 8 strawweight, di quanto diverso può essere il corpo di una ragazza dello stesso peso. Cioè, noi il giorno che pesiamo tutte quante uguale, siamo diversissime. Cioè, delle ragazze sembrano enormi, delle ragazze sembrano piccolissime, delle ragazze che combattono atomweight, che sono più grosse di me, delle ragazze che combattono... Cioè, io quando gli ho detto che combattevo flyweight non ci potevano credere, perché qua quelle che combattono flyweight sono degli armadi a 4 ante... giganteschi. Cioè, se pensi che Holly Holm combatte bantamweight e io ho combattuto bantamweight, l'idea di trovarmi in un match una come Holly Holm, dico, porca miseria, insomma ti fa pensare due volte pure ad accettare il match, perché prima di accettare il match devi sapere, cioè ti vai a controllare nel record più che altro che pesi ha combattuto, e una che ha combattuto featherweight, lightweight e poi ti fa flyweight, fai ma aspetta. Tu credi ci vorrebbe qualche categoria di peso in più? No, credo ci vorrebbero dei regolamenti diversi. Per esempio, ONE FC, devi combattere al tuo peso naturale. Ti pesano per 3 giorni di seguito e se manchi il peso devi pesare la mattina del match. Devi rimanere entro un range di peso per cui non puoi fare disidratazione. Ti fanno dei test per l'idratazione, per cui se tu manchi il test dell'idratazione non puoi combattere.
perché troppe persone sono morte per concussioni degenerate per colpa di mancata idratazione. Cioè, se si muore per colpi alla testa, spesso è perché non c'era abbastanza acqua in circolo da proteggere il cervello. Cioè, il discorso della disidratazione porta alla morte. Cioè, è l'unico caso in cui si rischia di morire in questo sport, è per tagli fatti male, disidratazione, mancanza d'acqua, reidratazione fatta male e cose così. E questi sono i rischi più grossi. Cioè, non è che si muore per un cazzotto, si muore per un cazzotto preso dopo aver preso parecchi KO, dopo una disidratazione fatta male, dopo una reidratazione fatta male, dopo in condizioni particolari, col peso, esatto, cioè è pericoloso. Sì, il problema è cioè il taglio del peso è la cosa più pericolosa di questo sport. Sì, l'aspetto decisamente, sono d'accordo. E mette un Diego Sanchez in condizione di combattere con delle persone gigantesche semplicemente perché lui vuole, è una persona che sta in salute, combatte al suo peso e si trova a combattere contro dei draghi a tre teste perché tagliano 1000 chili. Sì, ha provato anche lui. Infatti a inizio carriera combatteva nei welter, è arrivato a combattere anche nei piuma. Ha combattuto a tutte le categorie lui perché oggettivamente nel momento in cui lo sport cambia, le dinamiche cambiano, devi adattarsi pure te. Se io mi rendessi conto che le strawweight tagliano 20 kg o fossi costretta a tagliare 20 kg per combattere, ci pensi due volte perché insomma che scherziamo. Il tuo corpo cambia pure negli anni, c'è una certa età, la fai in un modo, poi dopo che hai fatto tanti tagli il tuo corpo ti dice ciao, cioè non è poi così facile tagliare a lungo termine. Ne parlavamo oggi con Michelle che prima faceva atomweight, adesso fa strawweight, dei problemi che ci ha avuto lei a tagliare il peso. Oltretutto, non essendoci una letteratura specifica in merito, è pure difficile studiare danni a lungo termine, danni a breve termine, non c'è abbastanza letteratura e abbastanza casistica da sapere a livello medico che danni può portare e poter fare corretta prevenzione, quindi insomma è un discorso molto delicato quello del taglio peso. E diciamo che specialmente a livello maschile ci sono anche dei buchi tra una categoria e l'altra assurdi perché... Sì, ma anche a livello femminile magari di meno perché le categorie femminili sono meno, ma video della Cyborg di Misha Tate che tagliano il peso fanno male al cuore da guardarli. Cioè pure Misha, cioè il video della Cyborg ha fatto il giro del mondo, io ho visto delle clip, delle foto di Misha Tate all'ultimo incontro con le convulsioni per terra, che non si riusciva a alzare, che la ributtavano di forza dentro la vasca, cioè ma perché? Mamma mia. No ragazzi, ma lì la pelle si rischia, no? Quello infatti dovrebbe essere comunque molto 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 limitato, cioè un chilo, ma due chili, tre chili, ma non 10-12 chili. C'è stato, mi ricordo Alessio che ebbe dei controlli ravvicinati per il peso, erano cambiate delle regole quando Alessio doveva combattere per il peso, per tutelare gli atleti, erano state inserite delle regole proprio prima del suo incontro contro McClellan e lui ne era molto felice perché dice siamo più tutelati se controllano il peso in maniera più appropriata. C'è stata una proposta da parte della Commissione Atletica Californiana che mi sembra la più interessante, però non so se passerà, ci sono delle modifiche in 10 punti, comunque praticamente diciamo è molto simile a quella di ONE FC di cui parlavi prima. Ci sono dei limiti. Cioè, ONE FC ha alzato tutte le categorie di una categoria, cioè atomweight è quella che nel resto del mondo è strawweight, strawweight è quella nel resto del mondo è flyweight, quindi tu sei in quel range di peso, tu devi pesare da A. Devi pesare da 56 a 52. Sì. E quindi alzando tutte le categorie ha messo tutti i fighter in condizione di mantenere fede al loro contratto, però combattere una categoria di peso più opportuna. Quindi la mia amica che combatte atomweight, la mia compagna di stanza, lei pesa 52 kg, adesso ne pesa 54, sta scendendo con la dieta progressiva e non si troverà a dover fare dei tagli del peso mostruosi quando arriverà a Manila. No, ma infatti in questa proposta loro parlano, adesso faccio l'esempio del maschile, comunque partendo da 125 ogni 10 libbre è una categoria. Esatto. Quindi, diciamo già questo già dei margini diversi. In più c'è per una i maschi serie... effettivamente sì, perché più vanno in alto i pesi, più hanno un divario di 10, 15, 20 kg, è una cosa esagerata. Sono 20 libbre, sono, cioè, una 20 libbre, esatto. Sono 10 kg. Infatti,
Sentivo una dichiarazione di Ben Askren che si sarebbe sentito avere praticamente dei problemi a combattere nei medi. Infatti, da quant'è che non combatte Askren? Dopo aver lasciato Bellator e andato in One. Ma perché è rischioso? Perché devi combattere un dirigente enorme quando in realtà sei un fighter di un livello altissimo e vieni penalizzato dal fatto che ci sono delle persone che utilizzano delle tecniche più o meno ortodosse per fare dei tagli contro natura, cioè è una cosa pericolosissima. Mia madre non è mai stata preoccupata per gli incontri, per le botte, ma più che altro per tutto questo discorso del taglio peso. Mi chiede sempre come sto, se sto bevendo, se sto mangiando. Io vedo questa ragazza che combatte a UFC, che si allena in salute. Quando devi tagliare 20 kg, ma mangi, ti alleni male, ti infortuni, sei stanco. Cioè, poter fare un camp mangiando in maniera sana, in maniera corretta, con tutti i nutrienti che ti servono, è un altro discorso, affronti il camp in maniera diversa, è un'altra storia. Infatti secondo me questo progetto di One è ottimo, secondo me. Sì, ma la proposta di Commissione Atletica Californiana secondo me è ancora meglio, cioè è ancora più dettagliata, perché loro parlano proprio di quando tu chiedi licenza per combattere devi fornire la classe di peso dove intendi combattere. Se non sei in grado di farla, non rientri nei parametri, ti fanno salire automaticamente. Cioè c'è tutto un... Ma ci hanno proposto anche dei controlli durante i camp per vedere i fighter in che range di peso si trovano. Cioè tu pesi 100 kg, non puoi combattere a 70, 66. I match titolati addirittura parlano di controlli a 60 giorni prima dell'incontro, addirittura. Esatto. Secondo me quella sarebbe la chiave. Sì, anche perché, diciamo la verità, perché se tu ti stai allenando e non ti reggi in piedi, devi mangiare. Se c'hai problemi a misurare l'acqua durante il camp, è un problema per l'allenamento. E quindi, cioè, ti influenza tutto quanto il camp. È giusto, secondo me, controllarli durante il camp, perché è l'unico modo che hai per vedere effettivamente questi di che cosa hanno bisogno mentre si allenano. Sì, perché poi se no trovi il Johnny Hendrix della situazione, che per 170 libbre arriva al camp a 215, che è una roba da... Sì. Poi dopo dici sto male, devo cambiare. La denuncia. Sì, gli hanno fatto intervista l'altro giorno e dicevano meno male che ho cambiato. Nutrizionista dolce che gli dice io non ti seguo più, il nutrizionista l'ha abbandonato perché gli si è presentato una volta prima di un match a 200 kg e dice ok, tanto adesso ci pensi tu, no? Tu sei il mago del taglio peso. Lui ha fatto sai che ti dico, io mi licenzio, ciao. Taglia da solo. Infatti non ha più potuto combattere. È giusto, ma che è rispettoso, no? Presentarsi in condizioni simili, sinceramente, quando c'è capitato presentarsi al nutrizionista un mese prima dell'incontro e fai un problema tuo, forza, tagliami 100 kg, esatto, tagliami una gamba e facciamo la categoria sopra. Perché se no, cioè, voglio dire, alla fine, poi quando vediamo quelli che sono costretti a salire, cioè, vediamo degli incontri infinitamente più belli con gente che sta molto meglio. Esatto, ma pure a livello performativo, ma che senso ha di andare a fare il fantasma, un cencio che ti hai fatto il camp tutto affaticato? Cioè, quello che mi chiedeva pure Lorenzo Borgomeo, me lo dice sempre, Micolla, cerca di allenarti, stare in forma, mangiare, non affaticarti durante il camp, perché aver fatto il camp affaticata è peggio che magari tagliare un chilo in più quando ci troviamo nella situazione. Cioè, è bene che uno si alleni in salute, che uno si alleni mangiando, bevendo, tutto quello che ti serve. Insomma, per mandare avanti la macchina perfetta che è il corpo umano, perché il corpo umano è perfetto, funziona benissimo, ma gli devi dare gli ingredienti per funzionare, gli levi la benzina, la macchina non cammina, e uno chiede al corpo invece di funzionare lo stesso, non si può, non è giusto. Anche perché è uno sport che ti logora, quindi ti devi prendere cura di te. Se non ti prendi cura di te, hai semplicemente una carriera meno longeva, ma una vita peggiore, cioè ti prepari ad un... Perché noi non abbiamo... lo storico di questo sport, cioè noi non sappiamo com'è questo sport 50 anni dopo, perché non ci sono stati 50 anni di MMA, quindi non sappiamo che succede ai corpi dei fighter a 60, 70, 80, 90 anni. Cioè io li voglio vedere questi che hanno tagliato sto peso come staranno, quelli che hanno preso questi impatti senza acqua nel corpo, che cosa gli succede alle ossa, al cervello, agli organi interni. Cioè parliamo di strutture tipo i reni, il fegato collassa tutto. Insomma, a lungo termine, vediamo che succederà. Sì, perché... Sì, ma incontro al iniziano a esserci casi un po' strani, no? Tipo Ian McCall e Khabib Nurmagomedov, insomma. Queste cose qua dovrebbero essere un po' dei campanelli d'allarme. Anche perché poi alla fine, come dice spesso Gunnar Nelson, cioè è una cazzata, perché se ci pensi tutti combattono una o due categorie sotto il proprio peso,
cosa perché accade? Tutti devono soffrire, tanto combatti con le stesse persone, solo che avete sofferto tantissimo, quindi aggiustiamo sta cosa e viviamo tutti più sereni, direi. Penso che vedremo anche degli incontri molto più divertenti. Esatto, ma troppo più divertenti, in maggior sicurezza, soprattutto per chi li fa. Esatto, e sarebbe meno pubblicità brutta per questo sport che è così preso di mira, perché la gente muore per colpa del taglio peso fatto male, quindi se la gente avesse meno infortuni dovuti al taglio peso, sarebbe meno mala informazione, meno cattiva luce, meno fango da gettare sull'MMA. Se si rendessero conto che il taglio peso influisce così tanto anche nell'opinione la gente ha dell'MMA, cioè, perché la gente non lo sa, quando tu gli racconti a un profano di MMA che cosa devi fare per fare il peso, ti guarda, ti dice, sei pazzo, cioè, ma che stai, dice l'acqua, la sauna, ma che è la sudorina, ma che è? Ma che follia è? Ma non è vero, ma non ha senso. Eh sì. E quindi è difficile da spiegare. Cioè, la gente dice, ma è malattia quindi mentale. Dovremmo tifare tutti per Saint-Pierre contro Bisping a questo punto. Sì, ma in realtà io ti favo. C'era bisogno del taglio del peso. Bisping, il povero Romero che ha diritto alla sua title shot, povero che gli hanno levata dalle mani. Torna a Saint-Pierre, titolo, vai. Per carità, amiamo tutti Saint-Pierre, però insomma Romero se lo merita. Non è stata una scelta secondo me fortunata né da parte della federazione né da parte secondo me di Saint-Pierre, poi a prescindere da quanto ce ne potrà ricavare, ecco, secondo me io... Ma perché lo sport si è evoluto tanto in questi anni, secondo me le MMA non sono le stesse di quando combatteva Saint-Pierre, no. Non penso che avrà problemi, per carità, perché è un atleta eccellente, molto intelligente, molto furbo, però... No, però sai che cosa? Che con le però un minimo di rispetto pure per gli altri atleti, cioè... Sì. L'UFC sta diventando sempre più spettacolo, quindi il personaggio viene prima del ranking. Questa cosa mi sembra un po' ingiusta, come Ronda che torna. Poi vedi bene cosa gli succede a Ronda che torna. Che torna in una situazione in cui la bantamweight femminile era dominata da lei perché non c'erano atlete di un certo livello pronte a fronteggiarla. Il livello si alza, lo sport si evolve e ti trovi una Amanda Nunes che ti annichilisce. Dopo che è bastata semplicemente una fighter, non si era provata la misura, perché una Misha Tate che aveva combattuto contro di lei non è che si era evoluta poi tantissimo prima di affrontare Holly Holm. Misha Tate viene da un'altra generazione di fighter, anche lei, ma il match tra Misha Tate e la Holm è stato un match tesissimo, cioè stiamo parlando là veramente dello scontro wrestler contro striker, non contro Ronda che si sveglia una mattina e dice io batto McGregor e faccio la pugile contro una che ha vinto 19 volte il titolo del mondo di pugilato, cioè Holly Holm è un striker di tutto rispetto. Sì, ma stai scherzando, ma anche la questione mediatica è stata a suo sfavore, perché a lei l'hanno pompata così tanto. Fear nel momento in cui lei ha buttato... cioè il logo del lancio è stato fatto con Fear the Return, tutta pubblicità fatta a lei con le foto brutte della Nunes e con le foto sue super photoshoppate, da modella queste cose le vedo, cioè vedi Ronda fuori match, insomma non è proprio come appare nelle foto, vedere la Nunes con tutta quella faccia arrabbiata così e Ronda tutta bella favolosa, Fear the Return, è lei che doveva avere paura del suo ritorno perché è arrivata effettivamente non pronta all'appuntamento. Sì, ma lei ha favorito questo delirio dell'impotenza, cioè secondo me quelli che stavano accanto Davis Brown sono lo specchio di come si allenano quei due, insomma di che concezione retrograda hanno quei due di questo sport. Che grande idea lasciare Jackson e Wink per andare da Tarverdian, è stata proprio la svolta. La Madonna. Geniale, però. Se non è genio quello. Il visionario dello striking dell'MMA. Anche Bones, John Jones, pensava di seguire questo percorso. Sì. Poi è stato distratto strada facendo da altre sirene. Sì, da altre sirene, esatto. Proprio sirene, esatto. Anche con i lampeggianti. Proprio sirene. Sì, è proprio da sirene. Da rumorose sirene. Bene, senti, bellissima chiacchierata, a questo punto aspettiamo solo di sapere quando sarà il tuo incontro, perché... Aspettiamo la firma del contratto, perché per ora l'agreement è soltanto verbale, quindi
Vabbè, quindi spero di potervi dare buone notizie al più presto. Vabbè, adesso avremo il debutto di Daniele Scattizzi in Brave durante questo weekend, quindi... Quindi speriamo ci sarà anche il mio a breve. Ne avrò due, magari. C'hai buoni rapporti con Daniele? Hai chiesto di mettere una buona parola per te alla federazione? No, non lo conosco, l'ho visto soltanto combattere una volta e non ci ho scambiato due parole, ma non lo conosco di persona, insomma. Dovrebbe non... essere con noi la prossima settimana, quindi ci raccomanderemo di velocizzare il testo a questo punto. Perché... No, ma speriamo di far vedere l'Italia che conta, insomma... Anche a questo nuovo circuito, insomma, speriamo di rappresentare l'Italia al meglio. Sicura, e Daniele, insomma, fai delle spero di essere, ma sicuramente sarò in grado di. Lo sarai. Vogliamo anche il femminile, no? Dopo Marvin, Alessio, eccetera. È il momento di una presenza femminile di casa nostra. Quindi... Te lo auguriamo con tutto esatto, il cuore. Esatto, è il mio sogno più grande, è quello. Essere la prima donna italiana all'UFC, ma mi rendo per strada è molto lungo. Insomma, il mio desiderio, il mio sogno più grande è quello lì. Un giorno portarti in maniera tale che di rappresentare l'Italia nella massima federazione. Insomma, benissimo. Ti ringraziamo ancora per la disponibilità e la lunga chiacchierata. No, vi ringrazio io, mi ha fatto molto piacere. E saluto tutti gli ascoltatori di MMA Talks. Vi ringrazio tanto per questo spazio. E... un abbraccio a tutti gli italiani che mi sostengono da casa. E... viva le MMA e viva le MMA femminili. Grazie, grazie ancora. Prima di averti grazie, ragazzi. Grazie, Nicole. È stato veramente un grande piacere per noi. Grazie a voi, a presto. Ciao, Nicole. Ciao, Nicole, grazie. Ciao. Questa era Nicole Di Segni, con la quale abbiamo avuto il piacere di trascorrere l'intero episodio, una puntata un po' diversa dalle altre, ma mi sembrava doveroso, visto che non avevamo neanche eventi da analizzare, quindi per differenziare. Speriamo di riavere l'ospite presto, così magari sapremo anche esattamente quando sarà il suo prossimo match. A questo punto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti da Alessandro. Gianluca e Giovanni, ciao a tutti, grazie di essere stati con noi. Like a star in the sky,